Today, I will probably realize one of my biggest dreams. Today, I will try my best to get the best result. ネーションズカップの現チャンピオンの宮園拓磨です。I will push everything as I can and do my best and just never give up. Yo espero batir a Valerio Galo, que es el líder del campeonato, y seré yo el campeón del mundo. For the worst finals, I must overcome my nerves and improve on my weaknesses. World Final Nations Cup では、私は最後まで全力を尽くして頑張りたいと思います。Welcome to the appassionati di racing, benvenuti all'ultimo capitolo, la finale mondiale Nations Cup FIA Gran Turismo Championships 2021. Un saluto dal vostro amico Andrea Facchinetti, sempre, ancora una volta, arriva dallo spazio con la tuta spaziale, Emilio Cozzi al mio fianco. Ciao Emilio! Ciao Andrea, ciao a tutti gli appassionati. Guarda, subito ammiriamo il premio che ha tanta Italia dentro, e questo sarà un capitolo che affronteremo presto, Andrea, perché il resto l'hai già detto tu, noi siamo all'ultimo. Ultimo capitolo, stasera sapremo chi è il campione mondiale Nations Cup. Dire il campione del mondo già mi provoca delle vibrazioni, delle emozioni, e mi fa passare tutte le immagini di questo 2021, questa cavalcata nella Nations Cup che vede l'interprete al momento col maggior numero di punti lì nella classifica, in alto con il tricolore italiano. Si chiama Valerio Gallo, arriva da Roma, per noi e per il mondo del racing è Funky Gallo con 18 punti, Funky Gallo davanti a Osette Serrano con 12 punti, un ottimo Osette Serrano, davvero cresciuto tantissimo e consolida la sua seconda posizione. Ryota Kokobun, come lo chiama Cozzi, Mazinga in terza posizione con 10 punti, poi c'è Coque Lopez con 8, poi tutti gli altri, Fraga, e abbiamo anche Giorgio Mangano che torna Final Destination in questo 2021 tribolato per il nostro pilota italiano. Esatto, e partiamo subito dal numero uno momentaneo della classifica mondiale, Valerio Gallo, Funky Gallo, come lo ha soprannominato Andrea Facchinetti. Una annata la sua, un 2021 a prescindere anche, Andrea, da cosa farà stasera, davvero memorabile. Campione in carica delle Olympic Virtual Series, un uomo che ha staccato fin qui davvero punti e risultati clamorosi, ma attenzione, perché a contendere il titolo stasera ci sono dei mastini arrabbiati ed affamatissimi, tra loro anche Coque Lopez, freschissimo campione mondiale Manufacturer Series. Andrea, sì, insieme a Igor Fraga e Tomoaki Yamanaka con la loro Toyota hanno veramente stradominato, cosa che sta facendo il nostro Funky Gallo, che con la sua masterclass ha tirato fuori un 2021 e aggiungo anche una seconda parte del 2020 dove ha chiuso come vice campione del mondo. E direi che quest'anno, ripeto ancora una volta, l'aggettivo che mi porto in tasca da attribuire a Funky Gallo: incontenibile. Non riesci a tenerlo, non riesci a dominarlo, è incontenibile. Sono d'accordo Andrea, vorrà sicuramente invece dominarlo di sicuro Patrick Blasio, che anche lui torna in grande stile dopo aver, diciamo così, mancato qualche tappa. E il poco fa è inquadrato in questo momento Igor Fraga, il campionissimo brasiliano, il fenomeno, come dici tu, che ancora una volta è tornato per dimostrare che lui qui una parte di storia, qualche pagina di storia l'ha firmata. Anche lui, come hai appena detto tu, fresco campione mondiale Manufacturer Series, Andrea. Sì, perché Igor Fraga a casa sua ha 3 titoli mondiali con la giornata di ieri, e direi che non è poco. 3 titoli mondiali come Takuma Miyazono, che solo nel 2020 se li è presi tutti e 3, quindi in un sol boccone devastante Takuma Miyazono, ma quest'anno non sta brillando, sta mancando un po', forse a livello, anzi non forse a livello, sicuramente un discorso mentale non tecnico, il
le difficoltà che ha incontrato il giapponese quest'anno. Esatto, intanto le grafiche con Julia Hardy, accompagnata come al solito da Tom Brooks e Jamie Brodman, ci fanno vedere il percorso di selezioni che ha portato stasera alla Grand Final. Come giustamente stavamo dicendo poco fa, i corridori saranno 16, 14 di quelli che hanno già accumulato punti li abbiamo visti, ne mancano due e tra di loro un'altra sorpresa tinta striata di azzurro dovrebbe esserci, quindi siamo molto contenti di commentarla da qui a breve. Eccoli qua i nostri colleghi britannici. Andrea, c'è tanta Italia stasera e speriamo non solo all'inizio della serata. C'è tanta Italia questa sera perché Funky Gallo è l'interprete 2021 con veramente l'argento vivo addosso, ma torna Giorgio Mangano. Giorgio Mangano che dal 2018, dalla prima edizione del FIA Gran Turismo Championship, è arrivato sempre in finale. Un'annata difficile per Giorgio Mangano perché Final Destination nel showdown a metà dell'anno non è riuscito ad arrivare al round 3, al round 4, cosa che ha fatto anche la stessa sorte per Patrick Blajan e Baptiste Bouvat. Stiamo parlando di nomi importanti che hanno mancato l'appuntamento dello showdown e quindi hanno dovuto lottare online per ripresentarsi in questa finale. Emilio, io credo che sia un valore prevalentemente di motivazione e mentale, non tecnico. Assolutamente d'accordo, e intanto le grafiche continuano a ripercorrere le tappe che hanno portato alla selezione dei 16 driver che vedremo oggi in pista. A proposito, quando mancano ancora la prima semifinal, alla qualifica della prima semifinal, quella a 1 minuto e 20 secondi circa, ricordiamo che la serata si inizierà con tre semifinali di tre gruppi diversi, A, B e C, per poi arrivare alle gare che contano davvero. Come sempre, la Grand Final attribuisce il doppio del punteggio e questo, Andrea, potrebbe essere un argomento di cui discutere molto, ma di sicuro una certezza ce la dà, cioè che fino alla fine i giochi sono aperti, Andrea. Intanto vediamo sempre le grafiche di cui stavi parlando, Emilio, per come sono state suddivise le semifinal, e dici bene, il doppio dei punti nella Grand Final, perché io so che ti piace rimarcare il fatto che c'è il doppio dei punti, perché ti piace, ci piace vedere un po' stravolte quelle che possono essere le anticipazioni dal pallottoliere. Una cosa è sicura, voglio ritornare su Funky Gallo perché questo è il suo momento, questa è la Nations Cup, stiamo per vedere il nostro pilota italiano che si gioca veramente il titolo iridato dopo un anno straordinario. Non immagino assolutamente cosa si possa provare a livello di tensione, di stress, dopo aver fatto così tanta fatica, tanti allenamenti. E ricordo, anzi mi viene in mente Funky Gallo fine 2019 a Tokyo, dove ritornò in Italia con il labbro mordendolo, perché c'era qualcosa che gli mancava, qualcosa ma aveva assaporato. Si è ripresentato il 2020 e 2021 lo stiamo vedendo veramente al meglio. Intanto primo ci circuito. Siamo Andre, ci siamo, sì, ci siamo. Siamo al Mont Panorama Motor Racing Circuit, siamo in Australia e questo circuito è un circuito dove sostanzialmente ha un punto dove poter attaccare, che è quello prima del case, prima diciamo dell'ultima curva che immette sull'arrivo o partenza che dir si voglia. Per il resto tutta la parte in scollinamento è fra i muretti con pochissimo spazio. Qualcuno prova e tenta l'azzardo, ma è veramente da piloti che leggono il futuro. Esatto. Invece circa i dettagli tecnici, vedete le caratteristiche, si correrà con le gomme hard, una mescola sola, un solo giro come sempre per le qualifiche, 8 giri complessivi con un consumo del carburante doppio e un consumo 10 volte quello reale delle gomme. Si parte, Andrea, da fermi e da fermi, e abbiamo ovviamente full start check e abbiamo anche la scia, effetto scia debole in questo caso. Sì, senza dubbio, ma vediamo McEwen che è il primo a fermare il cronometro, 2:17.605, quindi circuito ampio. Poi c'è Barbara, un altro australiano che arriva e si qualifica anche lì. Vediamo, questi sono chiaramente gli highlights, certo. Arrivare, sono già pronti i piloti sulla griglia. Vediamo che chiaramente in casa stanno al momento gli australiani strappando dei tempi importanti. Vediamo Tomoaki Yamanaka, Yamanaka che tempo ritorno, fa, Samurai da campione del mondo, quarta posizione, quarta, non buonissimo. Eccezionale, non effettivamente, buonissimo. Ma arriva Miyazono, il campione del mondo 2020.
che è uno che sul time attack, esatto, lo stavo dicendo, sul time attack a mia zona è davvero clamoroso, anche se quest'anno è leggermente sottotono, uno dei temi che magari affronteremo dopo. Andrea, vediamo Ryota Kokobun in formissima, anche lui stacca il secondo posto. No, primo posto, primo posto, sì, primo sì, posto, 2.17.414, 28 millesimi. Solo Yamanaka non ha risposto ai suoi due connazionali, quindi pole position di Mazinga. Emilio, c'è un motivo per cui Asia Oceania, questo ragazzo, questo pilota è sempre il campione di quella regione. Campione di quella regione che giustamente raccoglie gli applausi anche se in remoto, eccoli lì, dai suoi compatrioti che lo stanno dal sollevante ammirando e hanno davvero di che ammirare. Intanto compariamo anche noi, compaiono i nostri colleghi che traducono questo campionato mondiale in 6 lingue diverse in tutto il mondo. Non lo diciamo mai, Andrea, ma non è una cosa secondaria, davvero un'organizzazione eccellente. Ma Andrea, ci siamo, è la semifinal di questa finalissima Nations Cup. Andiamo a vedere la griglia con la pole position. Mazinga, Ryota Kokobun in prima fila, arriva il campione del mondo Takuma Miyazono, che non sta brillando ma è ancora lì, è ancora vivo. Poi c'è Barbara in terza posizione, gli australiani forti su questo circuito ovviamente. Lì in quarta posizione, ben figurato anche nelle precedenti gare, vero, il pilota vero australiano McEwen, quinta posizione. Sesta posizione per Tomoaki Yamanaka, il samurai che deve risalire per forza. Non brillantissima la qualifica, sinceramente. Kawakami, sempre nelle finali anche lui, settima posizione. L'ottava per Kato. Questi sono nomi noti, sono nomi noti, Andrea. Nona posizione, Iseri. Anche lui, anche lui. E in decima posizione abbiamo Wong. Wong che torna dopo un po' di tempo, uno dei piloti con più chilometri alle spalle sin dal 2018, Emilio. Esatto, esatto. E allora adesso si comincerà a correre ed è una gara sostanzialmente a eliminazione. Semafori accesi. E ci siamo, Andre. Accesi. Si parte. È la finale mondiale, il primo round. Partono tutti molto bene. Ho detto benissimo Miyazono. Pattina un po' Miyazono, troppo Ryota Kokobun. E subito ce l'ha fatta Takuma Miyazono a mettere il muso davanti della sua Mazda Roadster. Non va in appoggio. Ryota Kokobun, veramente esperto e molto pulito nella prima curva. Parte benissimo Miyazono. Partito benissimo Miyazono. Ha giustamente, come stavi dicendo, slittato Kokobun. Mazinga evidentemente troppo emozionato in partenza, lì gli si attacca dietro, ma Miyazono ha fatto una partenza fulminante. Attenzione a Miyazono, perché esattamente come Kokobun è uno che sul time attack, se non ha davanti nessuno, può diventare molto molto pericoloso per tutti. Andrea, attenzione, perché lì ha cercato un pertugio all'interno, è stato protetto proprio Kokobun, ha chiuso la porta immediatamente e si sono scomposti. Arrivavano alla prima curva, dove adesso poi inizia tutta la fase di misto in collina con i muri. Yamanaka guadagnava una posizione proprio perdendo il posteriore della sua Mazda, ma poi non è riuscito a tenerla e ha appoggiato sul lato destro la sua vettura sul muretto. Intanto McEwen e Kato sono stati coinvolti in un contatto, lo avete visto anche in grafica segnalato dai marshal. Vedremo se i direttori di gara ravviseranno qualche motivo per penalizzare qualcuno, il cui quadrato Takuma Miyazono è veramente partito come un missile. Dietro di lui Kokobun non vuole, non deve farlo andare via, perché qui chi va via comincia a prendere dei vantaggi davvero davvero consistenti. Andrea, la gara è partita a razzo, siamo alla finale mondiale, Andrea. Sì, ma attenzione, perché questo circuito, proprio in questi punti dove c'è continui cambi di direzione sinistra-destra con scallinamento, dove mettono le gomme un po' sul verde, qualcuno potrebbe commettere l'errore. Però che buco che ha creato già Takuma Miyazono, sì, come è uscito forte, perché qui c'è il rettilineo e deve cercare di scappare dalla scia. Ha capito tutto il campione del mondo ancora in carica del 2020, perché questo è Ryota Kokobun, inseguito da un Lee che sembra molto tranquillo, conosce bene il circuito della sua nazione, quindi gli australiani possono dirla loro proprio in questa prima semifinal. E infatti ne vediamo almeno tre schierati qui, sono anche la presenza giapponese ovviamente forte. Intanto torniamo, non ci sono azioni, diciamo conseguenze legali, diciamo così, rispetto ai contatti che abbiamo visto poco fa. Ho visto invece, Andrea, un Yamanaka addirittura arrivare al quarto posto, stava contendendosi la quarta posizione e poi non ho capito se è uscito, se ha fatto una manovra sbagliata, si è schiantato, ha preso un muro ed è tornato indietro in sesta posizione. Vediamo che è successo. Attenzione, se... McEwen dietro a Yamanaka in curva 1. E qui vediamo è Kato, cosa accade. Che è il contatto. Attenzione, Kawakami,
Kawakami. Kawakami che ha provato all'esterno, incredibile. Kawakami ha resistito anche a un contatto. Come McEwen è partito un po' male. C'è da dire, sì, eh? Sì, sì, però è questo il momento in cui, nonostante i Marshall abbiano notato il contatto, in cui non è stato deciso praticamente nulla. Per cui, contatto di gara, guarda lì! Attenzione! Si è collato lì, a Cocobull. A rischio Cocobull, lì prova ancora, ma ancora una volta gli chiude la porta in faccia. Ma sembrava avere ancora un po' di spazio lì. Forse sta attendendo un momento propizio, c'è ancora un po' di pazienza. Anche questo è un passaggio importante per i piloti che si contendono una finale mondiale: avere la pazienza. Bravo, soprattutto su un circuito di questo tipo, che lo ricordavi tu, nella fattispecie qui esattamente sul percorso, diciamo così, misto, hai Moretti accanto, e quando hai Moretti accanto non puoi permetterti nessuna sbavatura, perché la paghi molto molto cara. E anche prima Yamanaka Samurai sembrava all'esterno. Secondo me, esatto, è colui che torna. Yamanaka ha i tempi, ha le qualità, ha le doti per andare avanti, ma evidentemente, come stavo appunto dicendo, questa pista non è esattamente facile da dominare, Andrea. È vero, assolutamente sì. Sicuramente Ryota Kokubun in questo momento in seconda posizione a inseguire Miyazono, capisce e sa che se gli dovesse infilare la vettura lì in terza posizione, lì incollato nel suo retrotreno, perderebbe il contatto proprio con il leader momentaneo della classifica. Esatto, voglio soffermarmi sul fatto che la scia, l'effetto scia, sia debole, quindi ha un'influenza aerodinamica minore rispetto a quella della realtà. Lo sappiamo, si attiva, se fosse reale, a circa un secondo di distanza, qui meno, e in effetti sto vedendo che Cocobun, anche perché è tallonato da lì, non sta riuscendo a ricucire. Adesso mentre parlo sta ricucendo, ma non sta riuscendo a ricucire. È l'unico punto, questo, esatto, è l'unico punto dove, esatto, arriviamo dalla curva 19 alla 20 con un rettilineo lungo, con questa piccola leggera curva verso destra, a questa frenatona molto violenta, ed è l'unico punto dove si può provare a inserire. Nulla di fatto per Tomoaki Yamanaka, sembrava quello con il sorpasso pronto in tasca. È vero, ma qui è veramente difficile. Invece Cocobun, proprio mentre dicevo che non riusciva a ricucire il distacco che lo separava dal capofila, lo ha praticamente ricucito. Vediamo, siamo in macchina con Yamanaka, evidentemente non ci sta a stare lì, ma è veramente nervoso. Guarda Barbara, Kawakami Barbara. Errore di Barbara, sì, sì, ha perso la vettura, sì, sì, Kawakami, sì, ne ha approfittato. È subito, vedi, qua non puoi sbagliare. Anche Yamanaka tenta di buttarsi dentro, qui avrà l'interno contatto sul prossimo, la regia ci ha tolto. Lì non vuole minimamente che Kokubun si allontani, sono molto più vicini lì e Kokubun di quanto non siano Kokubun e Miyazono, che ha rimesso 3-4 decimi davanti a sé, era arrivato a 8, quindi qualcosa ha perso Miyazono. Sì, tra l'altro con queste vetture, questi appoggi e questi contatti sono comunque da motorsport. Diverso è quando un pilota cerca di portare all'esterno con una condotta. Attenzione! Attenzione, perché guarda lì! Attenzione, lì ce l'ha fatta! Che sorpasso! Mamma mia! Non può nulla Ryota Kokubun, deve subire, ha lasciato lui un pertugio e ha capito subito lì, era già pronto. Cattivissimo Andrea, che aggressività, che cattiveria, che precisione nell'unico momento in cui Kokubun sembrava avergli lasciato uno spiraglio, si è infilato a 2000 all'ora ed è stato davvero freddissimo. Qua è un attimo sbagliare, qua è un attimo che tocchi e vai veramente per nei viole, campi. Certo, mamma con mia! Con grande appoggio, gli ha fatto sentire la portiera, ripeto ancora una volta, con queste vetture è possibile, quindi lì ha compiuto un sorpasso assolutamente bello e all'interno della sportività mi piace. Abbiamo visto anche in grafica la momentanea classifica mondiale che vede Kokobun con 20 punti rispetto ai 18 di Gallo, ma Gallo non è ancora sceso in pista. Gallo non è ancora sceso in pista, giustamente, fai bene a notarlo. Ovviamente si accumulano punti anche da questa Grand Final e lo ripetiamo, è a eliminazione, perché qualcuno dopo questa finale o semifinale, chiedo scusa, non accederà alla finalissima. E quindi adesso vedremo gli ultimi 2-3 giri. Attenzione! Con il coltello fra i denti, ma lì cosa pazzesco si mette in testa lì di fare? Riesce a superare in questo momento Miyazono, ha qualcosa in tasca questo ragazzo australiano, è chiaro. Sin dalla partenza, dove non ha brillato sicuramente, uscendo dalla griglia con un po' di patinamento, ma di certo al ritmo, conosce bene il circuito della sua terra e si vede che ha qualcosa in più. Cosa si è messo in testa di fare lì? Cosa sta facendo? Hai ragione, non era partito benissimo, non era partito benissimo neanche Kokubun sinceramente. Miyazono era partito invece come un fulmine, ma non è riuscito a mettere decimi tra la sua vettura e gli inseguitori, e mal per lui, lì adesso è davanti. Situazione
posizione completamente ribaltata. Quando siamo a metà degli 8 giri previsti, siamo adesso all'inizio del quarto, e attenzione perché lì ha già messo mezzo secondo praticamente tra lui e Miyazono. E c'è un warning contro Yamanaka, Andrea. E evidentemente il samurai là dietro davvero davvero fatica a mantenere la calma, Andrea. Ma perché c'è da dire che le vetture sono molto vicine dei primi, anzi non i primi, praticamente un po' tutti i piloti sono tutti incollatissimi, e quando inizia la parte del circuito con il misto fra i muretti, tutti attaccati, è sicuro che qualcosa può innescarsi, qualcosa può accadere. Niente, non ce la fa nessuno andare via. Stavo dicendo poco fa che lì Andrew Lee, dopo aver preso la testa della gara, aveva messo mezzo secondo, ma Miyazono ha già ricucito, siamo a 3 decimi, situazione esattamente ribaltata, però con Kokobun al posto di lì. Adesso Kokobun è a 1 secondo e un decimo e mezzo dal suo connazionale Miyazono. Praticamente le prime 3 posizioni, tranne quella di Miyazono, sono ribaltate, ma la tiritera è sempre quella, e questo vuol dire che ne vedremo delle belle d'ora in poi, Andrea. C'è da dire che Takuma Miyazono aveva dato uno strappo importante proprio nel giro 1 e il giro 2, dopodiché probabilmente un errore, perché hai letto bene che l'effetto scia con queste vetture esce bene lì, esce molto bene, ancora un po' di metri, però l'effetto scia si sente, ma neanche troppo, perché non stiamo parlando di vetture con infiniti cavalli. Bravo. A disposizione, con aerodinamiche che permettono accelerazioni con forze G pazzesche. Quindi vedete anche in questo momento che Miyazono si rifà sotto, ma il rettilineo è quasi finito. Si fa vedere, avete visto una leggera uscita sulla destra, anche Kokobun è in agguato. Qui ragazzi verrà tutto scritto all'ultima curva, come sempre, ed è solo la prima delle 3 semifinali che porteranno alla gran final che attribuirà il titolo mondiale. Ogni tanto, Andrea, scusami, lo ripeto, perché francamente siamo davvero alla fine di una stagione strepitosa, ed è giusto ribadirlo. È vero, finale mondiale FIA Gran Turismo Championships 2021. Questa è la prima gara, la prima semifinal che vede i piloti Asia e Oceania potersi sognare di andare proprio nella Grand Final con un Lee che ha delle idee, in casa sua vuol comandare davanti al suo pubblico, davanti al suo popolo, e devo dire che un australiano con questo impeto era tempo che non lo vedevamo. Hai ragione Andrea. Tra l'altro faccio notare che tra lì, che in questo momento giustamente è in testa alla gara, e Iseri che la chiude al 10º posto, passa poco più di 1 secondo di ritardo. Vuol dire che sono tutti incollati, vuol dire che qui sbacchi, qui se fai un errore magari anche non dico grave, ma un pochino serio, qui rischi di passare dalla prima all'interno. Terza posizione. Inserisce! Non puoi far diversamente! Ha inserito la vettura! Ma attenzione! C'è un investigation subito, però, warning. Immediatamente, è un investigation, vedremo se. E sarebbe, se dovesse andare il warning ai danni di Yamanaka, sarebbe già il secondo, quindi potrebbe incorrere però, in una penalità. Vediamo. Caro Emilio Cozzi, secondo me però lo spazio per mettere il muso della vettura c'era, perché c'è o il muro o nient'altro. Vediamo. Non si gioca a scacchi. No, c'era, e come lì è stato un errore. Forse ha toccato dopo Barbara, che peraltro ha sfilato, ha perso 2 posizioni, forse addirittura tre. Secondo me c'era, non ho capito se però poi ha magari involontariamente allargato, perché Barbara mi è sembrato veramente perdere il controllo. Nello stesso punto, sì, dove lì ha superato. Vero. Ryota Kokobun. Hai ragione. Nello stesso punto. E niente, lì comunque non riesce a accumulare un vantaggio che sia superiore al mezzo secondo. In questo momento sono 4 decimi che lo separano da Miyazono. Kokobun è sempre l'attaccato. Andrea, secondo me questa gara fino all'ultimo giro, anzi fino alle ultime curve, sarà apertissima. Attenzione! Miyazono all'esterno! Vedi. Eccolo qui che è tornato! Il punto, l'unico punto dove si può tentare il sorpasso. Lì non può nulla, deve alzare il pedale e toccare un filo al freno per riuscire a inserire la sua Mazda Roadster. Sa che ha ancora una chance, perché lo sappiamo, in queste fasi essere in seconda posizione al penultimo barra ultimo giro potrebbe essere anche un vantaggio proprio per l'effetto scia. Sarà una guerra di nervi fino alla fine. Chi tenderà a sbagliare di meno sicuramente porterà a casa qualcosa di importante. Mi duole per lui, se non altro, notare che Barbara addirittura è finito all'ultimo posto, 10º posto, dopo quel contatto con Yamanaka, del quale, a parte il fatto che i Marshall l'abbiano notato, poi non abbiamo più saputo niente, Andrea. A me è sembrato di vedere Barbara che, quando ha visto Yamanaka all'interno, abbia cercato al tempo stesso di stringere. Vediamo. E quindi sì, ha perso proprio il posteriore. E attenzione, perché non abbiamo tutte le immagini. Guarda lì che ci riprova, Andrea, scusami, guarda lì che ci riprova, e forse anche Miyazono. È incredibile, dove è riuscito a passare. Guardalo. Lì
guardami, pazzesco. guarda Kokobun che si rifà sotto, ma quello esterno è rischioso, molto rischio per Jota Kokobun, perché la curva a sinistra non può far nulla, a meno che, mamma mia ragazzi, sono fatto. Tutti attaccati, guarda anche gli inseguitori, guarda quarto, quinto, sesto, settima autovettura, tutti in uno sputo. Oddio, potevo scegliere una metafora più bella, ma sono senza veramente dubbio, veramente in questi incollati. Tempi poi assolutamente, esatto. C'è da dire, caro Cozzi, che lì secondo me sta dimostrando di non aver pazienza, appena ha un minimo prova ad attaccare, come cercare di imprimere la sua leadership in questa gara. Secondo me avrebbe dovuto attendere e aspettare, perché potrebbe concedere la scia proprio a Miazzolo che lo sta inseguendo. Questa, Andrea, permettimi di dirtelo, è una grande, grande nota da esperto. Bravo Andrea, perché abbiamo visto più di una volta il nostro Gallo, per esempio, nell'ultimo round mantenere i nervi saldi e scegliere il momento per l'attacco perfetto. È vero, questo andirivieni, questo continuo alternarsi alla testa della gara potrebbe in realtà danneggiare chi è meno esperto. In questo momento il meno esperto è lì, magari ci stiamo sbagliando e magari ha qualche asso nella manica, Andrea, però quello che dici è assolutamente vero. Sono una d'accordo. Cosa è certa, lì ha meno esperienza di Takuma Miyazono e di Ryota Kokobun, i due giapponesi inquadrati che si stanno lottando la seconda posizione. Accorciano tanto i giapponesi nei confronti di lì. Si apre Kokobun, vuol provare all'interno, prova a inserirla, arriva un po' largo Miyazono, Kawakami anche, e guadagna Kawakami anche, ma c'è l'esterno, la curva a sinistra, attenzione perché arriva anche Yamanaka qui che spunta all'esterno, se passa all'esterno veramente fa qualcosa di completamente contro la fisica, impossibile. Chi ha vantaggio di questo è sempre lì. E lì c'è un penalty, esce. Scusami Andre, c'è un penalty che è ai danni di Yamanaka. Due secondi! È pesantissimo. No, e Yamanaka questo, con Andrea, due secondi. Questo Andrea, scusami, so che tra l'altro rischiamo di perdere un grande protagonista, certo. Un pilota che ci piace tantissimo, ma rischia davvero di perdere qualcosa di importante. Questo penalty di due secondi su questa pista, infatti, eccolo lì, sfila non solo in ultima posizione, ma addirittura con un ritardo di un secondo e uno è su Barbara che lo precede. Fine. Completamente fuori dai giochi. Finito completamente fuori dai giochi. La semifinal del Samurai Yamanaka ha commesso un errore e effettivamente era l'unico sì. punto dove provare a inserirla, però è andato troppo all'esterno e quindi ha compromesso la gara altrui. Chiaramente sì, i Marshall hanno altre immagini bravo. Da poter valutare, per noi complesso. C'è da dire una cosa, Emilio, dalla curva 19 lì è uscito con 6 decimi di vantaggio su Miyazono, significa che in questa fase di misto ha qualcosa in più è di vero. Tutti gli altri, e potrebbe essere questa la chiave della gara, lo vedremo, perché mancano un giro e poco più all'attribuzione dei primi posti disponibili, Andrea, della Grand Final, che intanto perde sicuramente uno dei protagonisti più attesi, Tomoaki Yamanaka, quello che Facchinetti ha ribattezzato il Samurai. Ha fatto un errore molto grave compromettendo anche la gara di Barbara, che vedete in ottava posizione, e giustamente i Marshall lo hanno certo. penalizzato con due secondi, togliendolo letteralmente dalla finalissima. Sì, perché si chiama sport, esatto, al bravo, di là bravo. Del cuore. Ieri è stato consacrato insieme ai suoi compagni di Toyota, Coco Lopez e Fraga, campione del mondo Tomoaki Yamanaka, ma quest'oggi ha commesso un errore, quindi è giusto così. Giustissimo, e questo ribadisce Miyazono! Anche attenzione Miyazono, vedremo è se... l'ultima occasione, poi c'è il giro finale, entra anche Kokobun, anche Kokobun, i due giapponesi in parata cercano di superare lì, ma arriva anche Kawakami. Dove vanno? Cosa succede? Dove passano? Guarda lì! Attenzione, no. Kokobun! Ma cosa ha fatto lì? Kokobun è andato in appoggio su Miyazono e l'ha approfittato ancora lì. Pazzesco, entra tutti. È arrivato McEwen, è arrivato Iseri. Succede di tutto. Attenzione, Kato! Vabbè, quell'entrata di Kato, scusatemi, sembra una partita di rugby in questo momento. Ultimo giro, Emilio! È pazzesco, vedremo un giro clamoroso, Andrea, con le fiamme che escono dai motori. Le perché scintille manca un nelle giro. Pozzanghere fanno questi ragazzi. Le scintille nelle pozzanghere. Guarda i giapponesi, qui, Kawakami, Iseri, Kato. Guardate, ultimo giro, pazzesco! Clamoroso, addirittura Wong, ecco, giustamente è stato notato quel contatto, diciamo così, Kato Iseri, perché mi era sembrato di vedere Kato entrare a 200 all'ora senza nemmeno staccare. Vedremo se i Marshall daranno ragione a me o hanno un rilievo completamente diverso dal mio. Francamente a vista sembrava che Kato fosse entrato dire senza neanche girare in curva.
incredibili azioni, proprio i nervi sono saltati, sì, i piloti si sono lanciati in ogni luogo, in ogni centimetro della pista per trovare un vantaggio, un pertugio, ma lì mi sembra che abbia l'ultima chance per potersi portare a casa meritatamente fino adesso una gara che ha condotto in maniera da vero pilota esperto, cosa che non ci risultava fino ad oggi. Mi è arrivato bene, ma è molto vicino a Miazzono, molto vicino. Andrea, ti faccio notare che dopo quella bagarre clamorosa Kokobun ha perso un posto e sarà fondamentale. Ricordiamo che Kokobun è in classifica generale è messo piuttosto bene, per cui attenzione a Kokobun che in questo momento deve guardare da dietro la macchina di McEwen, mentre lì là davanti sta davvero davvero dimostrando qualcosa che né io né Andrea Facchinetti pensavamo possibile, cioè che fosse un veterano. Andrea, ecco che usciva fortissimo qui, lì usciva con 6 decimi e Miazzono è molto vicino, è sotto i 4. Attenzione perché potrebbe esserci il colpo della tigre del campione del mondo 2020, Takuma Miazzono, ecco lì, che arriva, sta arrivando il signore degli anelli, sta arrivando, non può nulla lì, vediamo come resiste. Mamma mia, attenzione anche a Kokobun e a McEwen lì dietro, che prima qui proprio in questa curva, attenzione lì, ma lì non ci sta ragazzi, lì non ci sta giustamente, lì non ci sta, ha fatto mezza gara davanti, non vuole fare gli ultimi 500, 800 metri dietro, vedremo davvero ancora fino all'ultimo qualcosa di combattutissimo, guarda lì all'esterno! Cosa vuol fare? Un incrocio la perde, ma il signore degli anelli vince la prima semifinal, il campione del mondo torna! Secondo me, esatto, visto bene, lì è stato superato al photo finish da McEwen, incredibile! Che gara! Incredibile! Emilio, ancora una volta, passa il tempo, ma FIA Gran Turismo Championship è teatro dell'ultima curva senza sapere chi sarà il vincitore. Incredibile! E adesso, giustamente, punti pesanti, Kokobun che va a 16, ovviamente Valerio Gallo deve ancora scendere in pista, per cui la sua leadership è per ora mantenuta, ma appunto con una gara in meno. Miazzono 16 punti, cosa ha fatto Miazzono? Comunque Miazzono, eccolo qui intanto con la nostra Giulia Ardi, ma è tornato, è campione del mondo in carica Andrea, ma dice che ha vinto nell'ultimo attimo praticamente, non poteva assolutamente permettersi di rilassarsi fino alla fine e in effetti non mi è sembrato che il giapponese si sia rilassato. Andrea, è stato fantastico chiudere davanti. C'è da dire una cosa però, Emilio, che Takuma Miazzono in questo 2021 non è stato il Takuma Miazzono che conosciamo, eppure adesso è terzo in classifica. Sì, questo è anche un altro degli aspetti dei grandi campioni. Francamente rimangono, tra virgolette, lì non dico dietro le quinte, perché non è mai stato dietro le quinte Miazzono, è sempre stato al vertice, però quando tocca far vedere la propria stoffa, la fanno vedere, ed è una stoffa pregiatissima nel caso del giapponese. Davvero, lo hai ricordato anche tu prima, l'anno scorso ha vinto tutto, rubandoci, tra virgolette, adesso ovviamente anche l'emozione finale di vedere un Valerio Gallo sollevare il titolo mondiale, ma meritatamente, perché Miazzono l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa, quest'anno non è stato altrettanto brillante, però com'è come non è, è qui che si contende il titolo mondiale anche quest'anno. Eh sì, è sempre fra i migliori, sempre nella top 3 dopo un anno dove è girata male, diciamo la verità, per tanti motivi. Comunque ha parlato anche di mindful, cioè anche della parte mentale, perché come dicevo in apertura all'inizio di questa finale mondiale, Emilio, io credo che non si possa parlare di tecnica a un pilota, al signore degli anelli, ne ha 23 tutti in un boccone l'anno scorso, che ha perso e è diventato scarso. No, è tutto testa, è tutta motivazione. Hai ragione, tra l'altro lo ricordiamo spesso nelle nostre cronache, Miazzono è forse uno dei migliori a livello di interpretazione strategica delle gare. Cioè quello che fa Miazzono ha fatto scuola. Noi l'anno scorso lo prendevamo tra virgolette in giro dicendo che scriveva libri di strategia, ma un po' è vero, ha insegnato davvero tanto su come si interpretino gli entrate nei box, la scelta degli pneumatici. Davvero Miazzono facendo anche delle cose che sembravano pazzie al momento e che però poi gli hanno fatto vincere un titolo mondiale, Andrea. Sì, più che prendere in giro, esaltavamo le qualità che ha dimostrato
proprio in chiave di lettura dei tracciati degli avversari, argomento che vedrà anche il nostro Valerio Gallo. Dalle sue parole alla fine del quarto round ha detto che ha studiato e avrebbe studiato tutti gli avversari, il loro modo di guidare, il loro comportamento in pista, quindi anche questo è un motivo di analisi all'interno di prestazioni che sono preparate e studiate al minimo dettaglio. È una finale mondiale. È una finale mondiale, Andrea, ma quello che dici è altrettanto vero. Se lo confrontassimo, cosa c'è sotto lì? La sorpresa. Cosa c'è sotto lì? Tra l'altro, colori che mi pare, questo abbinamento cromatico mi pare ti piaccia, ma andremo a parlare di calcio ed eviterei. Mi sembra questo nero azzurro lì, però evitiamo di. Direi che non è argomento pertinente. Del motorsport, anzi, qui si parla di velocità. Ti stavo dicendo un'altra cosa, Andrea, tornando alla questione strategica, hai perfettamente. Ecco qui, ecco questo premio, Robert Ader, Global Vice President Marketing di Porsche. Attenzione, perché Porsche Vision GT, sappiamo che all'interno di GT Sport ci sono delle vetture definite Vision GT, che sono i concept estremizzati e official licensed per GT Sport da parte delle reali case automobilistiche. Esatto. E qualcosa mi dice che là sotto Porsche ha creato qualcosa di nuovo. È praticamente la manifestazione del futuro secondo le scuderie. Quindi quello che vedremo a breve sarà il futuro dell'automobile secondo Porsche. Il signore qua a sinistra, che non è esattamente l'ultimo arrivato, è l'exterior design, cioè colui il quale ha letteralmente disegnato la meraviglia, credo io, suppongo io, che a breve andremo ad ammirare, caro Andrea. Ne abbiamo viste tante di case automobilistiche diverse, ma questo è il momento di Porsche diffondere la sua visione di una GT Car per GT Sport e in futuro chiaramente anche Gran Turismo 7 dal 4 aprile 2022, PlayStation 5, PlayStation 4 e 4 Pro. Attenzione, perché questa è la nuova Porsche Vision GT, qualcosa di futuristico, Emilio. Anch'io ho difficoltà a decifrarla. Delle linee incredibili, sembra davvero uscita da un film di fantascienza, cosa che ti compete. Eh beh sì, fatemi un'astronave spaziale. Mi sta piacendo molto, molto aggressiva, guarda curve veramente aerodinamiche, guarda questa, mamma mia ragazzi, anche il colore molto fantascientifico, algido quasi eppure elegantissimo, mi piace Andrea, direi ok, sì, io la prendo, ci pensi tu, me la porti tu? No, io assolutamente non mi permetto di toccare le proprietà altrui. Ma un giro su GT Sport con questa vettura o Gran Turismo 7 con questa vettura lo farei più che volentieri, ma dobbiamo capire quando sarà disponibile. A breve avremo qualche dettaglio in più. Intanto l'interior design, Emilio, come si suol dire, ma che bello il LED posteriore, sembra il volto di una maschera super futuristica. Che belle linee, quasi non da Porsche. Vero, per certi versi hai ragione tu, in effetti soprattutto la parte frontale non ricorda immediatamente una macchina della casa, però ragazzi, che robetta, è molto bassa tra l'altro, e guarda come giustamente questo tipo di autovetture sono, mi piace tantissimo, eccola qua, guarda questa inquadratura, anche lì LED per lo stop, esatto, centrale, doppio LED, esatto, esattamente, sembra proprio concepita proprio nella galleria del vento per l'effetto aerodinamico. Ma è incredibile perché sicuramente queste vetture sono realizzate ad hoc proprio per rispondere alla filosofia di GT Sport e Gran Turismo. Senti, bravo, stavo dicendo questo, io non credo che ci correrò mai su una macchina vera così, però su GT Sport e su Gran Turismo 7 io un paio di giri con questo bolide me li vorrei sinceramente concedere. Non tarderò a vedere le prestazioni che riesce a portare in campo. Nel frattempo si stanno preparando per la semifinal B e quindi andremo a vedere le gare, ma era giusto proprio nel teatro della finale mondiale arrivare con un nuovo prodotto di una casa automobilistica, direi che ha scritto le pagine del motorsport e del automotive da sempre. Un plauso senza dubbio alla casa tedesca, che prova ad andare in un'altra direzione a livello di comunicazione con il sim racing, con l'eSport, con Polifoni Digital
e il suo mondo di Gran Turismo. Bravo, hai sottolineato una cosa non secondaria, intanto eccola qui nella sua versione non certo digitale, insomma, piuttosto caruccia, qui vicino a Giulia Hardy, Tom e Jimmy, francamente, guarda che figura. Hai detto una cosa molto interessante, Andrea, oggi la comunicazione dei brand, anche automobilistici, passa attraverso il videogioco. Questa è una cosa di cui noi forse parliamo poco perché la diamo per scontata. In realtà non è scontata. In realtà una cosa del genere 15 anni fa, 20 anni fa sarebbe stata impensabile. Oggi puoi presentare il futuro dell'autovettura secondo te durante la finale mondiale di un campionato dedicato a chi videogioca e usa simulatori di racing. Francamente, se vuoi, un assaggio di futuro ce l'abbiamo anche noi. Senza ombra di dubbio, anche perché il lavoro che c'è dietro per realizzare una Vision GT è dei designer che portano su tutte le strade le vetture, in questo caso Porsche, che vediamo tutti i giorni. Quindi non si parla solo di pura fantasia e finzione digitale, ci sono concetti che devono aderire alla realtà. Hai perfettamente ragione, Andrea, hai perfettamente ragione. Vedo che anche Tom, Jimmy e Giulia apprezzano molto quello che hanno in studio e scusami Andrea, intanto ogni tanto mi ricordo che a breve vedremo in pista gli altri contendenti che in questo momento stanno preparandosi per insidiare il capolista momentaneo della classifica generale che si chiama Valerio Gallo. E ogni tanto, scusami, mi distraggo perché mentre guardo queste meraviglie ripenso a come potrebbe stare, come sta adesso Valerio, quale tensione ha il nostro pilota. Sicuramente non si sta preoccupando delle linee della Porsche Vision GT, non credo. Assolutamente, è vero. Bensì sta pensando o starà rivedendo nella sua mente il giro perfetto di qualifica e la strategia da portare in pista proprio nella sua semifinal. Hai perfettamente ragione. E intanto ecco lì l'orologio in sovrimpressione ci ricorda che mancano poco meno di 3 minuti alla seconda qualifica, di cui come sempre ormai vedremo solo gli highlight, ma intanto è il momento di vedere qualcuno che di meraviglia automobilistiche, Andrea, se ne intende. Baizaha no design center de tsukurare teiru tokoro o ne Porsche no design team no minasan ni misete itadaita n desu keredomo boku ga saisho ni hontou ni omotta no wa mochiron sugoku batsugun ni kakkou ii kuruma nan desu ga Kazunori Yamauchi sta dicendo che hanno collaborato con Porsche e anche la meraviglia delle linee che ha portato a mostrare questa Vision GT motto takusan no meccanismo ga こう詰まっているそういうソリッド感なんですけれども、この車もすごくコンパクトですよね。 Tra l'altro Yamauchi, che è stato un pilota vero, è uno che di automobili se ne intende davvero molto 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 molto. Perdonami di dire che Gran Turismo è sempre stato, Andrea, un po' il paradiso di chi ama la macchina, di chi al di là poi degli aspetti più o meno simulativi, ma chi apprezza l'automobile proprio in quanto oggetto, oltre al design, proprio in quanto oggetto, e secondo me trova in Gran Turismo, secondo me, la massima espressione nell'ambito dei videogiochi. Perché Katsunori Yamauchi, The Dreams Maker, lui è la sua vita. Le automobili sono la sua vita. Questa è la verità, che l'ha portato in digitale. Un passaggio importante poco fa di Yamauchi dice che ha lot of mechanism, tantissimi meccanismi in una vettura compatta. È la cosa che mi è saltata all'occhio anche a me. Cioè, nelle sue linee, nelle sue forme, era molto compatta rispetto a una Porsche classica, per come la pensiamo noi. Per cui, grande visione del futuro da parte di Porsche, anche a detta di Katsunori. Eccolo qua, ancora ripetuto, tantissimi dettagli contenuti in poco spazio sostanzialmente. Non è una vettura, esatto. Modellino in scala 1-1, ma è guidabile. È guidabile. Cioè, è guidabile. Qualcosa di concepito. Quindi più, sarà più grossa di così, probabilmente, se non ho capito male. No, ma questa è scala 1-1. Ok. Beh, abbiamo visto anche altre case come Vision GT in passato, averle poi realmente in pista, non realizzate in serie, ma quindi potrebbe essere un'altra occasione. Hai perfettamente ragione Andrea, insomma, che dire ancora di questa? Io più la vedo più so che non la guiderò mai, rosico, perché se anche dovessi guidarla in Gran Turismo i miei tempi sarebbero così pietosi da non concedermi alcun tipo di vantaggio o di appoggio magari un domani per dire cazzo, questo è veramente bravo, facciamogli guidare la macchina. È una bella ciliegina, caro Emilio, sarebbe devo dire che è una congettura forzata ma quantomeno super divertente. Ma si torna in Italia, si torna a Monza!
si torna nel circuito, un circuito in configurazione del passato, niente futuro, via la chicane. Non c'è la chicane, caro Emilio, quindi tutto dritto dopo la parabolica, dritto in fondo fino ad arrivare alla variante della Roggia. Con quale vettura? Siamo a bordo della Gran Turismo F1 500 TA. Quindi le conosciamo bene queste vetture, perché le abbiamo viste nelle finali asiatiche 2019. Tanta potenza che scarica i cavalli, ma che risulta un po' indomabile proprio quando entra il turbo nei bassi regimi. Una vettura complessa. Davvero complessa, e non penso che abbiano tolto la chicane proprio per evitare di vedere delle carambole lì in fondo, anche se francamente secondo me è una parte di estremo fascino, di una pista di estremo fascino. Intanto vediamo già Blosjan ritornare finalmente a questi livelli, finalmente torniamo a commentare i giri dell'ungherese. The Shark però aveva disputato round 1 e 2 molto bene. Vero. E aveva più punti di tutti, poi si è perso showdown come Beauvoir, come Mangano, e intanto arriva Drummond che tempi fanno, Patrick Blosjan al momento ha 1:24.508, ma mancano ancora tutti. Giorgio Mangano in sesta posizione, settimo in questo momento, non buono 1:25.2, un po' alto, un po' troppo alto. Siamo a bordo di Adam Tapay, che si prende la penalità di un secondo. Coque Lopez, attenzione, vediamo, campione Coque europeo e campione mondiale manufacturer, l'avete visto ieri, se avete seguito, se no rivedete subito una gara meravigliosa. Decimo. Vediamo Coque, decimo. Osette Serrano, attenzione, perché anche lui che è da tenere, ha fatto Blosjan, da tenere sott'occhio, importante anche il tempo di Serrano. Sì, molto importante. Secondo arriva Franchi. Attenzione, manca Eccolo lui qui. Manca Valerio Gallo. Stiamo quasi con lui sul rettilineo finale. Per il sogno tempo. Emilio, per il sogno, che vede, taglia tutto, terzo tempo per non Valerio Gallo, 1:24.644. Che tempo ha fatto Blosjan, che tempo ha fatto Patrick Blosjan, è tornato per mordere lo squalo, Andrea, è tornato per mordere, e Serrano si riconferma, ne parlavamo molto ieri, oggi un po' meno perché lo vediamo per la prima volta in pista stasera. Adesso Serrano davvero migliorato, davvero concentratissimo, è vero. Giorgio Mangano in decima posizione conferma ancora una volta un po' di difficoltà in fase di qualifica, sicuramente anche per lui non un discorso tecnico tattico ma mentale di motivazione. Pole position The Shark, grande Patrick Blosjan dall'Ungheria, prima fila al suo fianco Josette Serrano dalla Spagna, come è uscito forte quest'anno clamoroso. Franchi Gallo a Monza in terza posizione. Drummond, il francese che arriva dal nulla, appare francesino in quarta posizione. Quintin Gehul, il belga, in quinta. E l'abbiamo visto niente male Gehul quest'anno, Nikita Mojsov, anche lui. Sesta posizione per lui. Miglior piazzamento per il momento. Per vero, lui. Vero. Romero dalla Spagna in settima. Ottava posizione. Baptiste Beauvoir. È strano vederlo in ottava, Baptiste. È stata dura questa qualifica. Nona posizione, Haidar. Anche secondo lui me, esatto, secondo me la macchina ha colto di sorpresa più di un pilota. Final destination, Giorgio Mangano in decima posizione. Deve sicuramente recuperare, deve per forza recuperare. Kravchenko, undicesima, l'abbiamo visto ieri, manufacturer. Non brillantissimo. Coque Lopez, il campione europeo, in dodicesima posizione. Forse soddisfatto di ieri e da ieri, Andrea, chi lo sa. Adam Tapay, tredicesima posizione. 15 giri ragazzi, due mescoli obbligatorie, la media e la dura da usare per forza tutte e due, per cui con un pit stop obbligatorio 10 volte il consumo delle gomme e invece il consumo del carburante realistico. E quindi signori, stiamo iniziando, accesi, c'è tanta Italia, non c'è qui la dentro chicane, non c'è la chicane, non ci sarà il timore della prima frenata, tutti all'attacco e alla ricerca delle scie. Vediamo come patinano queste vetture. È partito bene Osette Serrano. Patrick Blosjan si porta all'esterno sul lato destro per chiudergli la porta, perché aveva capito che aveva uno spunto migliore lo spagnolo, e riesce subito Osette Serrano. Franchi Gallo cerca di passare, ma non c'è lo spazio. Guardate l'alettone frontale completamente appoggiato sul retrotreno di Osette Serrano. Seconda posizione per in questo momento Franchi Gallo. No, ancora Patrick Blosjan. Blosjan ancora. Variante della Roggia. Attenzione, benissimo. Come escono Serrano, Blosjan, Gallo, Mojsov.
è uscito benissimo. C'è intanto un investigation per un incidente alla prima curva che non abbiamo visto bene. Intanto Nikita Moisov tallona Gallo, che a sua volta è appena dietro Patrick Grosjean, è in ritardo di circa 2 decimi, qualcosa meno, e infatti ci prova Andrea, ci Gallo, prova su Patrick Gallo prima della variante Ascari all'esterno, curva sinistra, vediamo se resiste Patrick. Non può nulla, ma resiste, gli chiude, ha aspettato a staccare, gli ha detto a Valerio non mi puoi passare in questo momento, ma Valerio ha capito, primo giro non c'è da mettersi nei pasticci, abbiamo tanti punti in tasca con Gallo. Non ha forzato, attenzione a Moisov qui dietro e a Koke Lopez. Quinto che ha Koke recuperato Lopez. 7 posizioni, incredibile il pilota spagnolo che non ci sta, guarda Moisov dall'esterno e tenta, pensa al suo passo, intanto è entrato Gallo, Beauvoir, tutti sono entrati, hanno fatto solo un giro con le hard. Beh, in effetti la differenza della percorrenza su un giro secco tra le hard e le medium è di 0,8 decimi, quindi quasi un secondo. Si sconta tantissimo ritardo con le hard. Faranno tutta la gara con le medium. Sono rimasti fuori solo Nikita Moisov e Koke Lopez, giustamente, che era partito con le medie. Attenzione a Koke Lopez, anche questo forse spiega, anzi, sicuramente questo spiega il fatto che dal 12° Koke Lopez si trovi in questo momento, Andrea, primo Koke Lopez, incredibile. Che follia veramente provare delle strategie completamente diverse rispetto agli altri, e in questo momento Koke Lopez è in prima posizione, di certo con le sue gomme medie è riuscito a recuperare tantissimo, casella numero 12, al primo giro era già quinto, adesso in prima posizione, ma si sono fermati tutti, ciò sta a indicare che dovrà utilizzare la mescola meno performante nel secondo, nel terzo stint. Vediamo Koke Lopez. Questo con le medie. Beh, comunque vediamo cosa ha fatto. Cosa ha combinato qui? Ha approfittato dei contatti altrui e il grip proprio in uscita, tutta la trazione. Incredibile. Bravo Koke Lopez, bravo. Alle due, Battista, no, ma anche Romero e Battista sono andati completamente fuori. E qui Koke ha fatto, mamma mia, cosa ha combinato! Veramente la pazienza, con la mescola migliore poteva impostare il punto di corda al meglio. Un altro giro per Koke Lopez, esatto, che sa che deve spremere al massimo le medie e non ha fretta in questo momento di riprendere il box. Però è vero anche che senza la scia non può approfittare come altri potranno fare. Questo è il punto. Intanto si ferma anche Moisov, l'ultimo con le hard ad essersi fermato. Bravo, volevo proprio arrivare qua. In questo momento Lopez è avanti. Intanto Moisov prende 3 secondi di penalità. Deve, e questo sancisce la fine della gara di Moisov, praticamente. È molto probabile. Stavo dicendo, Andrea, ci sono più di 21 secondi che separano Valerio Gallo da Koke Lopez. Allora, attenzione, fermarsi Giorgio Mangano. Giorgio Mangano era in casella 10, è quinto in questo momento, risale tanto, final molto destination bene. Risale tantissimo in questo 2021 che l'ha visto in difficoltà, ma la sua classe e il suo talento non si discutono dal 2018, come per tanti altri piloti, sempre nelle finali mondiali. Molti altri si sono persi per strada, non sono più presenti. Mangano c'è ancora, con 0 punti, con tanta salita da fare, ma è ancora fra i migliori piloti del mondo. Assolutamente lì, sì, assolutamente sì, è quinto in questo momento. Stavo dicendo, il distacco che separa Gallo da chi domina la corsa. Cosa ha fatto qui Moisov? Non solo ha tagliato completamente la curva, ma ha preso Geul e ha rovinato la gara di Geul. Mi sono 3 secondi. Devo correggere. Non era Romero, la livrea Geul, senza l'indicazione, mi sembrava quella di Romero, invece Geul. Battista gli ha dato una bella toccata, l'ha portato fuori. Sì. Stavo dicendo, Andrea, torno per la terza volta sul discorso, spero di finirlo questa volta. Ci sono 21 secondi che separano Gallo da Koke Lopez, che è là davanti. Attenzione perché c'è Mangano che sta attaccando Battista. Mangano che sta prendendo la quarta posizione, è risalito tantissimo Giorgio Mangano, è lì dietro a Valerio Gallo, o meglio a 2 secondi e 2 dal pilota italiano più forte del mondo in questo momento, Funky Gallo, e dietro c'è il suo scudiero Giorgio Mangano. Intanto qui dietro Kravchenko, Romero, Haidar e Tapais le stanno
non hanno di santa ragione, ma davvero mancano un recupero. Partiva decimo, in questo momento è quarto, e peraltro non come Lopez, perché è partito con una mescola diversa, è partito anche lui con le hard. Clamorosa rimonta di Giorgio Mangano, che non è nuovo, Andrea, a queste risalite strepitose, anzi sono un po' la sua specialità. Se solo non partisse così arretrato in qualifica, bravo, certe volte fa delle qualifiche ottime. Guardiamo la finale mondiale 2020 in prima fila con Funky Gallo, e anche lì lui deve ritrovare un po' il suo ritmo. Emilio, oltre i 3 secondi di Kravchenko, visto che le azioni non hanno permesso di concludere, la tua congettura, vai. La rifaccio, perché in realtà non è cambiato nulla. Sono ancora 21 secondi e 6 quelli che separano Lopez da Gallo. Non sono sufficienti a Lopez quando entrerà nei box, nemmeno se dovesse mettere pochissima benzina, per tenersi dietro Serrano e Gallo, e questo è un dato molto significativo. C'è Lopez, probabilmente, come dicevi tu, senza l'effetto scia, non sta accumulando quel vantaggio che gli permetterà di stare davanti all'italiano e al suo connazionale dopo. E adesso quindi ancora, mamma mia, cos'è Kravchenko successo? Cos'è ha successo? Portato fuori alla Scara, alla Scari Adam Tapai, ma in maniera veramente priva di logica e di senso. Infatti si è cuccato 3 secondi di penalità che sostanzialmente lo mettono fuori. Kravchenko, che era arrivato abbastanza bene a questa fase finale, ma che tra ieri e oggi sinceramente non ha fatto vedere delle belle cose. Andrea, esperienza, gli manca l'esperienza. Prova all'esterno, c'è Jehul. Adam Tapai esce bene, esce bene, ma questa indicazione con questa, sì, questa immagine non capiamo. No, no, non capiamo. È una inquadratura, regia, ridateci intanto. Attenzione, Kravchenko, l'abbiamo perso detto, completamente la vettura. Ha perso alla prima di Lesmo, all'uscita della prima di Lesmo, ha perso la sua F1 500 TA. Kravchenko, si può dire che al momento paga dazio in termini di esperienza. Assolutamente sì, poi non ha giovato a livello psicologico quella penalità di 3 secondi, ha perso completamente il controllo facendo un'entrata veramente da squalifica nel giro precedente, perdendo l'autovettura completamente. In questo momento chiude i 13 in pista con addirittura 8 secondi di ritardo su Haidar, che è il 12° che lo precede direttamente. Intanto là davanti, ecco, Haidar e Romero, un altro incidente, sta succedendo di tutto qui dietro. Là davanti invece mi dispiace notare, Andrea, che Mangano ha perso una posizione ai danni di Beauvoir, anche se sono attaccati. Eccolo qua, eccoli qua, ancora. Siamo in auto con Giorgio, siamo in auto con Giorgio. Ancora Giorgio torna su Baptiste, ma di certo sia Giorgio Mangano che Baptiste Beauvoir possono approfittare entrambi dell'effetto scia, quindi avere un po' un effetto fionda che gli permette di provare ad avvicinarsi ai piloti, quelli con i maggior punti, nel caso Josete Serrano e Funky Gallo. Coque Lopez 8 punti era prima dell'inizio di questa semifinale. Di certo si stanno un po' tirando a vicenda i due piloti. E attenzione, perché è fondamentale arrivare davanti per accedere alla finalissima. In questo momento Giorgio Mangano ci crede e fa benissimo. Partiva decimo, è quarto. Questa è una delle sue piste preferite. Come sappiamo, lo diceva prima anche Andrea Facchinetti, forse le qualifiche non sono il suo punto forte, però quando c'è da tirare, quando c'è da recuperare posizioni e da sorpassare, Giorgio Mangano non è secondo a nessuno, Andrea. Assolutamente, la pulizia di guida di Giorgio Mangano, lo dicono tutti i mondiali dal 2018 ad oggi, e casualmente porta il nome di Final Destination, sempre in finale. Ma quest'oggi c'è un altro italiano con quel sogno meritato che dal 2020 ormai a livello di prestazioni è diventato incontenibile. È Funky Gallo che è in terza posizione ed è lì vicino a Josete Serrano, mezzo secondo per Funky Gallo, è pronta la seconda posizione per lui. Intanto Baptiste Beauvoir ancora una volta riesce con la scia a prendere la quarta posizione a Giorgio Mangano, si ripete fotocopia del giro precedente, siamo al 7° di 15. Attenzione a Gallo, è importantissimo che Gallo adesso vada a insidiare Serrano, perché il vantaggio di Coque Lopez in questo momento è salito a 21 e mezzo, quindi Coque deve fare l'unica cosa che gli è concesso di fare se vuole rimanere davanti: accumulare almeno un altro mezzo secondo, se non un secondo, sui diretti seguitori, perché sennò poi si troverà Gallo e Serrano attaccati quando esce dai box, oppure addirittura davanti. Lo sa Josete Serrano e Gallo lo sa
forse meglio di lui. Certo che lo sa, perché Gallo, lo dico da tanti mesi, è il più forte del mondo come prestazioni, indipendentemente dal risultato finale. Funky Gallo sta correndo anche con la testa. Vero, mi sta vero, piacendo vero. Perché poteva al giro 1 andare all'attacco della Ascari con Blajan, ha alzato il piede perché ha capito che Blajan non l'avrebbe fatto passare. Hai ragione. E dov'è Blajan? Sesta posizione, Patrick, e lui è terzo. Era furbissimo Funky Gallo, era partito molto bene Patrick, che ha clamorosamente rovinato la sua gara, almeno finora è sesto, davvero di fronte a questi giganti qui davanti, anche Serrano. Andrea, lo stiamo dicendo ormai da tempo, Serrano forse, secondo me, quello maggiormente migliorato quest'anno, un Serrano che era sembrato sempre all'ombra di Coque Lopez. È vero che adesso gli è ancora dietro, ma Serrano quest'anno ha fatto, secondo me, meglio di Coque Lopez fino a ieri. Poi ieri Coque Lopez ha vinto un titolo mondiale, chiaramente con il team, con sì. Igor Fraga e Yamanaka tirati a lucido, giustamente anche lui ha fatto la sua parte, ha portato a casa un titolo, il suo primo titolo mondiale. Vero, vero, però vero. C'è da dire ancora una cosa, che Fausette Serrano quest'anno sta andando veramente benissimo, sta correndo in maniera impeccabile, impressionante. Purtroppo c'è un Funky Gallo che è incontenibile. Non ci fosse stato Gallo, Serrano sarebbe stato vero, quest'anno il avrebbe massimo dominato dell'espressione. Sì, sì. Ma Funky Gallo è il più forte del mondo in questo momento. Allora, sto notando che Lopez non riesce a staccare Battista. Gallo, ma Serrano ha staccato, ha rubato quasi 6 decimi da Valerio. Quindi o Valerio sta controllando, o ha fatto un piccolo errore che noi non abbiamo visto, o ha fatto un intertempo pazzesco Serrano. In questo momento non abbiamo gli intertempi, quindi non riusciamo a decifrare questo distacco, che in realtà è già sceso, per cui evidentemente aveva fatto è salito, c'è stato qualcosa di questo momento. I 4 decimi separano Gallo da Serrano, e mancano, è a 2 secondi e 7 da Valerio Gallo. Abbiamo due italiani vicino, che bello tra l'altro notarlo in questo momento, in questa fase di gara. Andrea, due italiani che stanno giocando l'accesso alla Grand Final. Ecco, Andrea, l'attacco di Gallo sta arrivando, Funky, perché il suo sogno è ridato, se lo merita tutto il sogno, e va in seconda posizione. È solo il 9° giro di 15, ma è importante come messaggio. Ma molto, non molla importante. L'esterno Serrano, non molla niente, si riporta all'interno, riporta all'esterno. Dove va Serrano? Prova a stringere la presa più larga, e riesce, non ce la fa, riesce Funky a chiudergli in faccia la porta Gallo. Grande Funky, grande Funky Gallo, ma anche uno sportivo e bravo Josette Serrano. Sì, sì, sicuramente, ma non credo che Josette si arrenda qui, attenzione, a meno che adesso non vedremo Gallo rimettere la marcia a Gallo e aumentare di ritmo progressivamente, cosa che il driver romano sa fare benissimo e sembra infatti stare facendolo adesso. Ha già preso mezzo secondo di vantaggio, vedremo se riuscirà a mettere altri decimi fra lui e il pilota spagnolo che lo segue, e soprattutto a rosicchiare altri decimi fra lui e il pilota spagnolo che lo precede, Andrea, che è là davanti a 21 secondi e mezzo di distanza. Guardate Gallo come continua a zizzagare per scappare dalla scia, sa che è molto importante la scia, vuole toglierla ogni momento, sembra quasi un movimento pazzo, non come dire logico, in realtà è l'unico modo per evitare a Josette Serrano, creargli stress. Guardate come stringe, stringe alla parabolica e poi si riallarga, linee fuori dalla logica da parte di Gallo, ma molto intelligenti, perché in questo momento ha 4 decimi. È arrivato a 6, ma qui sul dritto guadagna tanto, è normale. Avvicina, è normale, effetto scia, si riavvicina a Serrano, ma sarà così fino alla fine per gli ultimi 5 dei 15 giri previsti. E là davanti intanto il Coque Lopez è sempre a 21 secondi e mezzo, non è riuscito ad accumulare niente Coque Lopez, lo ricordiamo, ci vogliono 19 secondi nel pit stop e almeno 2 secondi per cambiare le gomme, dopodiché ogni secondo si accumulano 3 litri di benzina, quindi in realtà è tutto aperto, Andrea, tutto aperto. Josette Serrano prima della variante della Roggia ha alzato il piede, poteva come dire tentare un attacco un po' alla cieca, perché la propulsione, la velocità c'era, ha preferito aspettare, Dopo le due di Lesmo, alle due di Lesmo, Valerio accumula, arriva a 6 decimi e mezzo, che poi perde completamente ovviamente nel rettilineo davanti alle tribune, diciamo così, lì lo perde tutto, ma come sottolineavi zigzaga e quindi concede pochissima scia a Serrano, che esce molto meglio dall'Ascari Funky Gallo, che dava quasi, era superato, aveva superato i 6 decimi di distacco alla parabolica. Abbiamo visto giro precedente, si è allargato per stringersi subito sul lato destro, ancora una volta, ancora. Poi si porterà al lato sinistro ancora una volta,
Vediamo se come rimane sta lì. Guidando, è a 7 decimi adesso il suo vantaggio, è a 7 decimi, prima a 6, sta allungando, sta tenendo, sta difendendosi Gallo, anche se non sembra, sta difendendosi, come diceva Facchinetti, come uno stratega, sta facendo conti, mentre tiene giù il pedale, mentre guida, sta facendo i conti col pallottoliere, perché sa che non si può sbagliare nulla, deve arrivare nella Grand Final e deve staccarsi una soddisfazione, Andrea, iridata, se lo merita, noi siamo qui a tifare per lui. Sì Emilio, il sogno, ma non continuiamo a parlarne perché le azioni le deve compiere lui, il pilota più forte del mondo in questo 2021, che sta cercando di guadagnare decimi per togliere la scia. Abbiamo visto come sta strappando ogni decimo centimetro della pista, perché José Tesserrano è molto abile, è molto forte, ma in questo momento ha sei decimi. Attenzione, perché Giorgio Mangano, che ascoltava un ritardo da Serrano di 2 secondi e 7, in questo momento lo ha ridotto a 2 secondi e 3. Giorgio Mangano ci crede, sta tornando, è ancora tanto il distacco, deve solo guardarsi da Beauvoir, che giustamente, eccolo lì, inquadrato adesso, non vuole abbandonarlo e gli tiene, come dire, la manina per non farlo andare via. Sono accanitissimi questi due. È uscito male Baptiste Beauvoir, secondo me, perché 7 decimi, oltre 7 decimi ha preso da Giorgio Mangano. Giorgio sta guidando veramente bene, mea culpa proprio in fase di qualifica, altrimenti avremmo visto un duetto italiano là davanti insieme per chiaramente scrivere ancora una volta, come l'anno scorso, le finali mondiali, perché di questo si sta parlando. Esatto, finali mondiali. Attenzione a Serrano, che adesso è attaccato a Gallo, stavo vedendo proprio i distacchi, ci prova, fa la stessa cosa, la stessa manovra che prima Gallo ha fatto su di lui, vedremo dura, se con lo stesso esito oppure no. Gallo è si dura, difende, gli chiude Serrano, la faccia, incrocio di traiettorie, vedremo qui adesso all'interno Gallo, vedremo Serrano se ha qualcosa, niente per... da fare, niente, mamma mia, Gallo ha capito mamma dove voleva mia. Andare. Cosa ha fatto Gallo? È difficile passare Gallo anche se hai la velocità, se hai preso tutta la scia, perché ha preparato, a detta delle sue parole, ha preparato la sua finale cercando di leggere i comportamenti e lo stile di guida degli avversari. Mamma mia, attenzione! Cosa ha fatto Gallo, Andrea? Cosa ha fatto Gallo senza sorpassare, ma anzi impedendo che lo sorpassassero? Che cosa ha fatto Gallo? Con che bravura, con che precisione si è difeso da un attacco che francamente non è stato fatto da Emilio Cozzi, ma da José Tesserrano. Certo, ha portato all'esterno, gli ha lasciato volutamente la spalla sinistra libera, e per poi nel curvone che immette alla staccata della variante della Roggia, il diciamo percorrere più metri, bravo, rispetto alle sue linee. C'è da dire che adesso Serrano, Serrano vicino. Ormai sono 4 giri che guarda da dietro Gallo, avrà imparato in qualche modo, immagazzinato le sue strategie, ci prova adesso sul rettilineo lunghissimo, davanti ai box, davanti alle tribune, questa volta José Tesserrano mette le sue ruote davanti a quelle dell'italiano e si riporta in seconda posizione, Andrea. Adesso vediamo, perché José vuole provare a fare lo stesso, quindi tenersi l'interno, vediamo come risponde, se José è in grado di fare lo stesso che ha fatto Funky, ma l'interno è quello di Funky Gallo. Eh sì. Terra di Funky Gallo, è presto. Lo chiuderà, esatto. 13 giri di 15. Mamma Il prossimo mia. Giro è fondamentale perché sta per rientrare Coque Lopez, sta per entrare al box. Che al pelo, al pelo sì. Coque, al ha pelo. Ha guadagnato qualcosa, era 20 secondi. Non lo so. No, no, era 21.7, adesso è 21.3, perché era 21.8 quando Gallo era nella stessa situazione, prima che Gallo andasse davanti a Serrano aveva 21.5, poi è arrivato 21.8, adesso 21.3, non sono abbastanza, Andrea. Sono lì, momento fondamentale quando Coque Lopez si fermerà ai box, cioè al prossimo giro, e intanto questi due dietro stanno decidendo davvero non solo il podio di questa gara, ma un pochino anche l'esito di questa Grand Final, Andrea. Vediamo questo attacco di Gallo prima della parabolica, è completamente attaccato al pilota spagnolo, il pilota iberico, conosce la sua qualità, lo sa bene Funky Gallo, va un po' sullo sporco in uscita, ma è normale, è la traiettoria giusta, a differenza di Funky Gallo non cambia molto la sua linea, ne può approfittare il nostro pilota italiano Funky Gallo, che sotto i 3 decimi può tornare al penultimo giro, sa che non c'è più il tempo, esatto. Non c'è più il tempo per pensare, bisogna andare a colpire perché i punti sono tanti, il sogno ancora di più, il mondiale via Gran Turismo, vede il nostro Funky lì pronto. Vedere,
si fa vedere, non è ancora il momento giusto, come dicevi tu Andrea. Valerio sa esattamente quando portare l'attacco e quando pazientare, come solo i grandi campioni e i grandi predatori sanno fare, pazientare, aspettare il momento giusto per non sferrare attacchi scomposti o semplicemente non efficaci. Lo sta guardando, deve dare il tutto e per tutto, perché adesso fra poco inizierà l'ultimo giro e vedrete a breve Coque Lopez entrare in box. Coque Lopez, mancano pochi metri, importantissimo questo momento, eccolo qui, eccolo la regia qua, giustamente box va a inquadrare Coque Lopez che per forza deve andare, esatto, al box, altrimenti andrebbe a scontare un penalty. E questo è un momento importante, perché escono adesso dalla variante Ascari Osette Serrano e Falchi Gallo. Attenzione, là dietro Mangano. Mangano che ha Baptiste Bouvois negli scarichi, il giro precedente aveva quasi 9 decimi, quindi ha avvantaggiato, ha migliorato la sua prestazione. Attenzione Lopez, troppo tardi, strategia dello spagnolo completamente sbagliata, uscirà dietro e anche tanto dietro a Osette Serrano che in questo momento passa per primo, tallonato da Valerio Gallo. Quando è iniziato Andrea l'ultimo giro, eccoli lì, passano davanti tutte e due al pilota spagnolo. Falchi Gallo all'interno, Falchi Gallo l'ultimo giro, l'ultima possibilità per Falchi Gallo per arrivare in prima posizione. Mamma mia. Si smarca completamente all'esterno, arrivano alla variante della roccia, all'interno ancora per Falchi Gallo, non può in questo momento Serrano, deve alzare il piede per evitare un contatto. Coque Lopez però è vicino, molto vicino, ma le gomme hard non gli permettono di stare così a livello di percorrenza di curva, così incollato col ritmo di questi due piloti indiavolati nel senso buono, nel senso sportivo. Sì, no, in effetti prima ho detto è molto dietro, ma in realtà Coque Lopez è dietro sì e no di 8 decimi, neanche un secondo, molto dietro rispetto a quello che si era messo in testa. Comunque Andrea partiva dietrissimo, Coque Lopez è terzo. Che dopo gara. L'Ascari, l'ultima chance! Dopo questa variante, l'ultima chance per Osette Serrano. Speriamo che il nostro Falchi Gallo fatta ha in testa qualcosa. Bene. Scappa a sinistra, scappa a destra. Ma Serrano ha capito il gioco, sta avvicinando pericolosamente. Si sposta a destra Falchi Gallo, si sposta a destra, chiude. Lo porta all'esterno, Ascari non la può fare all'esterno, va quasi sull'erba. Dove va Serrano? Fa più chilometri, o meglio più metri. Ma attenzione, meglio per noi, attenzione, ha fatto finish, Gallo è davanti, Falchi Gallo si tocca, vince. E vince Falchi Gallo. Vince, nulla può, è incontenibile. Mamma mia Valerio Gallo, ma mamma mia anche Osette Serrano, che gara che ha fatto, e mamma mia Coque Lopez. Andrea, Coque Lopez partiva dodicesimo, è arrivato terzo, partiva dodicesimo. Mamma anche mia. Baptiste Bouvois e Giorgio Mangano hanno fatto una grande gara. Bravo. Sono arrivati a 2 secondi e 8, 2 secondi e mezzo. Chiaramente Mangano ha scontato l'ultimo giro con la scia che ha visto il pilota francese far sua la quinta posizione, ma ho visto nel volto di Osette Serrano disapprovazione, perché se la sentiva. Ma un Falchi Gallo così non ti permette, non ti regala nulla. Bravo, hai perfettamente ragione. E come dicevi tu prima, ha studiato clamorosamente la strategia e ha aspettato. Sentiamolo intervistato da Giulia. È stanco, esausto. Ah, man, what a race. It's been one of the most beautiful races, honestly. Really? La più bella gara che abbia fatto. I have to ask, I suppose, how aware were you of Coque's strategy? Like, did you even have any idea of what he was up to? Was that even in your mind? Era nella... Credevi che Coque... Avevi pensato che Coque potesse fare una strategia come quella che ha fatto? Try something different. And yeah, it worked out for him. Also because in this track it was pretty easy to get caught in the traffic. And yeah, probably Coque avoided the traffic, even though it was starting with the medium tires, so it would waste one lap of tires, but then he recovered. I also heard that he did a mistake, so probably could have also maybe won the race, I don't know, but you know. It's... Dice che è stata un'ottima strategia quella di Coque, perché facendo così ha anche evitato il traffico, e dice che probabilmente ha fatto un errore, che se non avesse fatto avrebbe probabilmente vinto la gara Coque. Non abbiamo visto se Coque Lopez ha fatto degli errori, dice la strategia che non avevo previsto facesse Coque, è stata un'ottima strategia, probabilmente ha fatto un errore, se no avrebbe anche vinto la gara. It's my moment, it's my time to shine.
È il suo momento per brillare. Attenzione, certo. Rompe gli indugi. Che fiducia. Spero che non debba poi pentirsi di queste parole. Ma in realtà al di là di come andrà stasera, Andrea, lo dicevi tu prima, l'ho detto io all'inizio della serata. Quest'anno cosa vuoi dire a Valerio Gallo? Ha fatto dei numeri clamorosi. È veramente il pilota da battere. Francamente, se vince stasera chiaramente stappiamo la bottiglia. Ma se non vince, non è che il suo anno è stato brutto, direi proprio. I was actually doubting a lot. First of all, for sure it was a nice race. Congrats to Valerio and Josete. When I saw them coming from the mirror, è stata una bella gara anche per Coque Lopez. Un bel sorriso, perché sì, a livello di prestazioni era un po' defilato Coque Lopez. Però ragazzi, sia ieri sera che ci ha zittiti vincendo un titolo mondiale, sia oggi partendo dodicesimo, io sinceramente lo davo per spacciato. Ho rischiato di vincere stasera. È lo stratega più forte di tutti. È vero, quest'anno sì. Più di Miazzono quest'anno. Assolutamente sì. So I said, okay, people wanna start on hards and pit in lap one. So if I start on mediums, I will have cleaner the whole race, then maybe can fight or something. And it was in the end what happened. Also, my pace was like much faster for sure than on training, and I was really surprised. But I was so motivated, and that made me arrive in the end until. Ha detto che il suo ritmo di gara era superiore a quello durante i suoi training, ed è rimasto anche stupito di questo. E un Coque Lopez veramente veramente tirato a lucido anche lui. Assolutamente sì, che ci sta veramente stupendo. Quando lo dai per spacciato, e noi quest'anno in un paio di occasioni lo avevamo dato per spacciato, lui rimette fuori la testa. Comunque zittisce tutti. E diceva prima Valerio, io non ho visto errori di Coque, è vero che non è stato in quella tutta la gara. Dice Valerio che secondo lui ha fatto un errore, se no avrebbe vinto addirittura. But then in one of the last laps of the medium stint, I did a little mistake missing the breaking. Eccolo qua, ha ragione Valerio. Ha fatto un errore nell'ultimo giro con le medie. Ha perso un secondo, ha ragione Valerio. Se non avesse fatto quell'errore lì avrebbe vinto la gara con Lopez. Ha perso un secondo con un errore all'ultimo giro delle medie. Brilliant drive. And as always, mamma mia. Been watching keenly whatever strange strategy. Anche avesse vinto in termini di punti, sinceramente può lottarsi ancora il mondiale, come Valerio ne ha tanti di più. Valerio deve stare attento a Serrano e a Coco. Tieni presente, Andrea, ricordati che l'ultima gara dà punti doppi, questo può ribaltare tutto, e quindi questo potrebbe rimettere anche Coco in gara, sinceramente. Lasciami dire una cosa, ti devo parlare ancora di Valerio, di Funky Gallo, perché ci tengo a condividere con tutti gli appassionati che nell'ultimo giro nessuno avrebbe potuto resistere a Josete Serrano. No, vero, nessuno è andato a chiudere le porte dove non c'erano. A questo Josete Serrano, tra l'altro, che è fortissimo ultimamente. Negli ultimi due mesi è fortissimo Josete Infatti, Serrano. Il volto di Josete, una volta tagliato il traguardo, nei riquadrini in basso, si è visto veramente provato, quasi anche deluso di non aver portato a casa la vittoria. Deluso, arrabbiato quasi, perché poi era lì ruota a ruota. Anzi, secondo me c'è stato nell'ultimo rettilineo un paio di contatti, ci sono anche stati di gara, per cui era proprio a pochissimi centimetri dal sogno, però insomma, superare Valerio Gallo quest'anno soprattutto non è esattamente cosa che riesce a tante persone. Ma tra l'altro intanto abbiamo un altro esponente della FIA che ci ricorda l'impegno preso dal 2018 fino ad oggi con il Gran Turismo Championships, e proprio Anna Nordqvist, presidente FIA eSport Commission, che ha già presenziato anche ieri durante Manufacturing Series, ma fammi pensare e fammi ritornare su situazioni di gara, non per sminuire l'impegno FIA assolutamente, ma per aggiungere che Josete Serrano è la prima volta che non viene intervistato. È vero, hai ragione Andre, se lo meriterebbe, perché Josete davvero, continuiamo a dirlo, ha fatto un anno secondo me eccezionale, il più migliorato, detto così suona malissimo, rispetto all'anno scorso, che è qui a giocarsela, ragazzi. Lo ricordiamo, è secondo in classifica generale a 22 punti, cioè 8 punti dietro Valerio Gallo. Sicuramente una minaccia per Valerio Gallo, anche perché l'avete visto, i numeri li ha anche lui per infastidire, per impensierire Valerio. Speriamo non abbia troppi numeri. A proposito di numeri, Andrea, 7. Se ti dico 7, cosa ti viene in mente? No, ma io continuo a vedere, lo ripeto, io vedo 7 dappertutto. Lo vedo quando cammino, quando apro una rivista, perché questo è Gran Turismo 7, 4 marzo 2022, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Godiamoci le immagini.
no doubt you'll enjoy GT7. Eccolo qui, questo è il prossimo capitolo, la prossima creatura di Katsunori Yamauchi e Polyphony Digital, un nuovo capitolo che sicuramente porterà avanti quello che è il percorso del sim racing e dell'e-sport video. E io mi auguro, Andre, di commentare tante gare di Gran Turismo 7 con te, magari, che dici, l'anno prossimo anche dal vivo. Cosa ne pensi? Incrociamo le dita per tornare dal vivo nel prossimo 2022, ma in questo momento andiamo a vedere la terza gara, la terza semifinal, Blue Moon Bay Speedway. Invece di avere la conformazione con l'ovale, il semiovale, qui siamo nel circuito che è un po' più guidato. Esatto. Quello che vede chiaramente i piloti più esperti, quindi non solo con l'effetto scia, poter mettere in pista le proprie caratteristiche, la propria qualità. Fra tutti c'è Igor Fraga. Eh sì, un Igor Fraga, anche lui meno brillante degli altri anni, che però negli ultimi mesi, per sua stessa missione, si è rimesso ad allenarsi pesantemente, e quando sei un fenomeno e ti alleni pesantemente, poi, come ieri sera, magari porti a casa un altro titolo mondiale, il suo terzo. Siamo già in pista a vedere, come sempre, gli highlight di questa qualifica. Vedete Pessoa, Hernandez, Brooks, Salis, Eivu, Dino Strosa, Bonelli, Fraga e Carrazza, tutti i nomi noti che sono qui come tutti gli altri per contendersi l'ultimo sogno della stagione, Andrea, il più prezioso, il più ricco, il più importante. Un sogno che a bordo della Ford GT17 vede Solis, il pilota americano, chiudere il suo giro. Sta arrivando Lucas Bonelli, tanto Brasile, vero, in questa area americana. E anche Lucas Bonelli, pole position momentanea, 1.8768. Arriva il campione americano 2020, Adriano Carrazza, che non sta brillando quest'anno però c'è ancora. C'è ancora, bravo, dici bene, perché poi, Andrea, noi ogni tanto lo diciamo, oggi non l'abbiamo ancora detto, diciamolo adesso: non è che qui, se arrivi nono alla semifinal C e te ne vai a casa dopo, sei scarso, eh? No. Ricordiamolo, scusami. Hai detto bene, qui stiamo parlando della creme, il top, in Ostrosa, 1.8881, ma eccolo qui, arriva. Attenzione, Igor Fraga, il fenomeno, cosa va a fare Igor Fraga? Vediamo che tempo strappa, cosa riesce a inventare. Terza posizione, Lucas Bonelli. Cosa ha fatto? Lucas Bonelli, attenzione, perché Bonelli ha fatto 1.8768, quasi due decimi al suo connazionale Igor Fraga. Fra loro un Inostrosa che tira fuori le unghie. Niente male Inostrosa, eccolo qua, finalmente anche lui intervistato, ormai uno dei protagonisti, molto, come dire, a me appassiona, perché quando sta sul volante lo abbraccia, sembra quasi strapparlo, e per la prima volta si toglie la soddisfazione di una pole position, ma non dove conta poco, nella semifinal C, prima della finalissima, Andrea. E allora, pole position per Lucas Bonelli, seconda posizione per Inostrosa, El Guerrero. Meritatissimo anche il suo, Seconda fila, terza posizione, il fenomeno, tre volte campione del mondo, Igor Fraga. Hernandez in quarta posizione. Quinta per Pessoa. Anche ieri si è fatto notare Pessoa, Sesta posizione, il campione americano Adriano Carrazza. Deve dare qualcosa di più. Per forza. Brooks in settima posizione, un po' indietro Brooks. Iden come sopra, deve dare qualcosa di più anche lui. Haywood torna a graffiare in ottava posizione. Haywood è un altro che c'è sempre, però poi non graffia mai. Solis in nona. Come Solis. Anche loro hanno fatto fatica, sì, a riconfermarsi. Sì. Come vedete, due mescole obbligatorie, la medium e la dura, esattamente come nella gara poco fa disputata a Monza. 17. Semafori accesi, Emilio! Attenzione al spegnimento e partiamo. È partito molto bene Igor Fraga, mi sembra un po' meglio rispetto a Bonelli. Forse sì, anche Nostroza è partito bene. Va tutto all'esterno Bonelli per avere un punto di corda migliore, ma attenzione, perché il guerrero in Nostroza è già qui pronto. Guardatelo, guarda Bonelli, l'ho detto prima. La sua postura incredibile e le movenze che Lucas Bonelli riesce a trasmettere a tutti noi appassionati.
Brooks contro il muro. Ancora una volta nei contatti all'inizio gara, come all'Olympic Virtual bravo, Series. Bravo, bravo, bravo. Contro il muro in pieno Brooks, che francamente si è messo nella peggior posizione che poteva pensare di raggiungere prima che iniziasse questa semifinal C. Carrazza, quinta posizione, abbiamo detto, deve dare qualcosa in più. Intanto però Bonelli si è rimesso davanti con 6 decimi, Andrea. Male Pessoa, sì, che era davanti, sì, a Carrazza, sì, è finito in ultima posizione momentaneamente. Eh sì. Intanto, francamente, Bonelli mi stupisce. Non pensavo potesse mantenere, anzi allargare, allungare questo svantaggio, che in questo momento è di 7 decimi. Fraga si è incollato a Inostroza. In questo momento il suo ritardo è di circa 2 decimi, quasi 3. E c'è giustamente un under investigation per Carrazza Brooks, che non abbiamo visto. Non abbiamo visto solo Brooks schiantarsi contro il muretto poco dopo l'inizio della gara. Cercano di scappare dall'effetto scia il leader momentaneo Lucas Bonelli da Inostroza e al tempo stesso Igor Fraga, Hernandez e Carrazza. Carrazza completamente attaccato al gruppetto di testa. Che rabbia sportiva da parte di Carrazza. Sì. Solis via subito al box, ha tolto le hard e monta subito le medie. Monta subito le medie, che dovrà tenere per 17 giri. Non credo ci sarà il tempo per fare un altro pit stop, e credo invece che le medie alla fine della gara non saranno così messe bene. Si sconta peraltro un ritardo di 0.7 secondi a giro con le hard, per cui insomma non pochissimo. Secondo me non ce la fanno a tenere queste medie per 17 giri, per 16 giri in realtà, Andrea. A livello strategico però, Emilio, Igor Fraga, quando parte nelle posizioni che contano, prima barra seconda fila, solitamente monta le gomme più performanti. Adesso no. Quest'oggi ha voluto provare, bravo, qualcosa di diverso. Ma siamo su Brooks. Cosa ha fatto? Vediamo la sua partenza. Parte, sembrava quasi anticipata la partenza. Davvero è uscito dal blocco in maniera imperiosa, incredibile, Brooks. Ma vediamo la livrea di Carrazza, dovrebbe apparire in questo momento al lato destro o sinistro proprio dell'inquadrato. Contatto con Pessoa. Sembrava aver perso la vettura, no? C'è stato un contatto con Pessoa che ritorna. Vediamo in questa curva. Qua l'ha persa completamente. Sì. Non si capisce se da dietro, esatto, Pessoa, bravo. Da questa inquadratura non si è capito assolutamente se Pessoa lo abbia spinto fuori toccandogli la parte posteriore dell'auto quando stava impostando la gara, la curva, chiedo scusa, oppure se abbia fatto lui un errore. Mi sembra strano a questo livello perdere la vettura con così tanta... Sembravo io, Andrea. No, davvero, era impossibile quasi perderla con così tanta uscita di pista. Un po' sì, peccato che non abbiamo visto le inquadrature dal camera car per vedere le mani di Brooks e capire qualcosa di bravo, più. Ma bravo. Torniamo sulla gara. Bonelli rimane alla testa della gara momentaneamente con perso 3 decimi, e Guerrero lì attaccato, che non guadagna tantissimo, sempre intorno al sotto i 2 decimi, ma non c'è quello spunto che può permettere l'attacco. Lì attaccato ancora Igor Fraga in terza posizione, anche Hernandez, guarda, in quarta. Hernandez, bravo, Carrazza subito al box. Guarda Hernandez come tiene botta, è lì attaccato ai primi tre che non riescono ad andare via, mentre Bonelli ha perso i 6 decimi, quasi 7 di vantaggio che aveva rispetto a Inostroza, che gli si è incollato addosso. Per paradosso è più lontano Fraga da Inostroza di quanto Inostroza non sia da Bonelli. Bonelli ha ripreso, meglio, è stato ripreso da Inostroza. Grande Inostroza, francamente, grande Inostroza, non me l'aspettavo, Andrea. Sì, non me l'aspettavo. Anche lui 2020 superlativo da parte del pilota cileno, il Guerrero. Attenzione Pessoa sul verde, è riuscito a tenerla, ma di certo Solis avrà maggior trazione, ma sta cercando di chiudere qualsiasi porta per tenersi stretta coi denti la settima posizione. Ma sta arrivando lì Carrazza, attenzione, perché Carrazza monta le medie. Adesso sì, le montano tutti e tre le medie questi qua, piloti. Sono gli unici ad essersi fermati ai box proprio mezzo giro fa. Attenzione Brooks, è un secondo disastro. Andata la gara. Ecco, quindi non è stato spintonato da Pessoa, ma evidentemente ha fatto lui qualcosa che non doveva fare. Brooks è un pilota sempre fra i più veloci del mondo. Però attenzione Bonelli al box, tutti al box. Dicevo comunque che Brooks ogni tanto combina la frittata, è vero. E adesso attenzione, non si scherzerà più, non che fino a qui si sia scherzato, con queste medium si potrà arrivare alla fine. Io non credo onestamente che i primi tre che si sono fermati
riusciranno a portare per 17 giri quelle gomme alla fine, cioè non con delle, con delle performance all'altezza. E quindi adesso riparte un'altra gara, vedremo se Inostrosa riuscirà a recuperare Bonelli, se Bonelli invece riuscirà a rimanere davanti e soprattutto cosa farà lì dietro la Tigre, il fenomeno Igor Fraga, che per ora mi è sembrato addirittura un po' troppo calmo, Andrea. Sì, a meno che stia cercando di preservare, ma se andiamo a contare i giri compiuti con le hard, probabilmente deve trovare il suo feeling. Lui è un pilota che solitamente parte sempre con la gomma più performante, adesso dovrebbe tirar fuori, esatto, la sua qualità. Guarda Bonelli, come sempre, davvero sembra sempre nervoso, tesissimo, stringe non questo sembra, volante. Lo è, sì, hai ragione, tu credo che lo sia, hai ragione. Ma adesso ha messo almeno un decimo in più, è arrivato a un certo punto a 4,17, che è un niente, ovviamente, è un cappello che cade. La grafica segna che è secondo, non sappiamo perché, è un errore evidentemente, ma Inostrosa gli si è incollato, è tornato molto Inostrosa. Molto vicino. Ecco, è tornato Inostrosa, Andrea. Molto, molto, molto vicino adesso il Guerrero, che potrebbe provare, fare una piccola prova generale di un tentativo di attacco. Ancora Brooks. Vediamo. Cos'è successo? Va all'interno. Brooks ha perso la testa. Brooks ha perso la testa completamente. Niente da fare. Sai, forse, che secondo me, o forse era una resa dei bravo, conti, una vendetta fra di loro, bravo. Ma questo bravo non avvantaggia nessuno, soprattutto se lo fai nella semifinal C per la grand final, non puoi pensare di, come dire, passarla liscia. E infatti come non è, Brooks è là in ottava posizione e io credo che per lui la stagione sia finita anzitempo, Andrea. Ma per come ha guidato, se da una parte bisogna come dire, fare un plauso anche quando guida bene, meritatamente, certo, se finisse meritatamente, perché ha fatto troppi movimenti con poco calcolo, poca pazienza. Secondo me, non sembra Brooks, sembra un Brooks. Bravo, bravo. Quando lo hai detto stavo pensando la stessa cosa. Mi è sembrata proprio, è troppo marchiano come errore, non lo farei neanche io. Mi è sembrata una vendetta. Sì, mi è sembrata una, ti restituisco, come dire, restituire la pariglia. Prima forse sì. Pessoa gli si era appoggiato e adesso ha detto, sai cosa, siamo ormai alla fine, non recuperiamo più, io ti vengo addosso, così ti ricordi di me. Non un atteggiamento peccato da premiare, esatto, bravo. Allora, sono solo delle supposizioni, certo, e non vorremmo mandare un messaggio antisportivo, ma il punto di frenata, tutti avevano già il piede sul freno e lui era ancora col pedale a fuoco, no, e quindi fa pensare, quantomeno, a meno che abbia perso completamente i riferimenti, ma non è da Brooks. Non è da Brooks, poi magari è vero, gli ha persi. Com'è, come non è, certo, un messaggio non antisportivo, è anzi sportivo, perché si fa una roba del genere. Come vedete in questo momento Brooks è in ottava posizione, io non credo che possa più fare niente per la sua gara e neanche per il suo campionato. Peraltro adesso Pessoa si piglia anche lui un secondo. Secondo me lì dietro stanno dandosene di santa ragione, oltre il regolamento, noi non lo vediamo. I Marshall sì, per fortuna, e sono loro che prendono le decisioni finali, Andrea. Qui davanti situazione invariata. Tutti i piloti rimangono ancora con gli stessi distacchi, più o meno, ma c'è Hernandez che sta sentendo il profumo di Igor Fraga. Guardate com'è vicino il pilota argentino, molto vicino a Igor Fraga. È lì dall'inizio, eh? Sì, lì dall'inizio. Tra l'altro new entry anche lui, sì, sì, a questo livello, sta guidando benissimo. Che biglietto da visita, ragazzi. Tieni davanti a te, senza farlo andare via, il tre volte campione del mondo del gioco a cui stai correndo, Andrea. Niente male come inizio, eh? Sì, hai detto bene già qualche giro fa, caro Emilio, che Igor Fraga non è con lo stesso distacco da Inostrosa, o meglio, Inostrosa è più vicino, vicino a Bonelli rispetto a Fraga a Inostrosa inquadrati in questo momento. Hai ragione, e devo essere sincero, mi stupisce la calma, chiaramente apparente, sarà nervosissimo come dicevi tu prima, di Bonelli, che è lì davanti da 8 giri, è partito come un fulmine, perché partiva tra l'altro in pole position, la sua prima pole position a questo livello, e per ora da lì non l'ha schiodato nessuno, ragazzi. E che pole position! E che pole position! Sta a indicare che ha il ritmo buono, ma attenzione, perché qui c'è Adriano Carrazza che non vuole lasciare lo spazio a Heywood, cerca di passare proprio sulla parte verniciata. Guardate Heywood, le prova tutte all'esterno. Heywood, cosa come fa? Fa a passare all'esterno? Arriva Brooks, attenzione, sì. Brooks in appoggio ancora. Niente, Brooks, ragazzi, saltata la brocca, come si dice in linguaggio sportivo.
Adesso forse era corretto il povero Brooks, adesso non vogliamo accanirci, però anche a me è sembrato che gli si sia appoggiato con un po' troppo vigore, Andrea, con un vigore eccessivo, via. Ma perché Brooks comunque è un pilota veloce, ogni tanto. L'abbiamo visto, ricordiamo ancora Olympic Virtual Series, si spegne la luce, lo sa bene Baptiste Beauvoir. Lo sa bene Baptiste Beauvoir che a lui deve, purtroppo, o meglio, che a lui non deve una Olympic Virtual Series portata a casa, che fino a lì il pilota francese aveva interpretato davvero davvero la grande, meglio per noi tifosi italiani di Valerio Gallo ovviamente, ma Baptiste Beauvoir davvero con Brooks ha dei conti in sospeso, non che Baptiste Beauvoir fosse meno nervoso, ma quest'anno davvero si è dato una grande regolata, questione di maturità, perché la maturità ci vuole, ragazzi, per correre questo livello e a questi livelli, e davvero quelli là davanti ce l'hanno, qua dietro almeno oggi Brooks sembra in qualche modo un po' troppo nervoso. Poi vedi, Brooks in questo momento è in sesta posizione e ha la possibilità di attaccare Adriano Carrazza per la quinta posizione, se non avesse commesso quegli errori che l'hanno visto scontare una penalità e fare delle scaramucce direi più che evitabili, avrebbe avuto una situazione completamente diversa. Poi magari, Andrea, sono tutte supposizioni nostre, come stavi dicendo tu prima, e magari davvero ha perso i riferimenti. Sì, mi sembrerebbe di non da Brooks, esatto, però magari può capitare. Può, sai, essere. La tensione in finale, magari fa degli errori che non ha mai fatto prima. Ci sta anche questo, eh? Sì, chi lo sa. Di certo a questo livello il punto di frenata è da fuori classe, e averlo perso completamente può capitare, esatto, attenzione, esatto. Però sembrava troppo plateale. Vero, vero. Andrea, invece ti riporto l'attenzione a quelli che stanno dominando questa gara, perché Fraga si è ricucito a Inostroza, che invece non è riuscito minimamente a recuperare qualcosa, qualche metro, su Bonelli, che davvero sta facendo il bello e il cattivo tempo. Oddio, mancano ancora 7 giri sui 17 previsti, però attenzione, perché là davanti Fraga forse sta affilando i coltelli, chi lo sa. Carrazza all'interno si protegge, ma attenzione perché Brooks è uscito bene comunque. Qui c'è il muretto, non può nulla, attenzione, cosa succede? Un contatto, scintille, la portiera destra di Brooks non c'è più, completamente limata, e riesce a star davanti a Carrazza. L'abbiamo criticato, l'abbiamo criticato, ma è giusto premiarlo, ha fatto un sorpasso folle, bravo Brooks. Veramente fa arrabbiare per come ha condotto la prima parte, ma Carrazza, ci sta Carrazza, torna! Campione americano, ragazzi, qui parliamo davvero il più scarso, qui un campione. Si sono tra l'altro toccati, Haywood che si piglia mezzo secondo di penalty, probabilmente per un track limit non rispettato, ma qui nessuno risparmia niente. Sono colpi uno dietro l'altro, anche proibiti a volte, ma che bella gara, che belle gare stasera, Andrea. Assolutamente sì, ma in questa più che nelle altre, veramente tanti contatti, tante sgomitate, tanti spintoni, vuol dire che la posta in palio è molto sentita da tutti. Attenzione il Guerrero! Attenzione, esatto, stavo dicendo, là davanti si sono ricuciti, hanno finalmente ripreso Bonelli, adesso non si scherza più, e mi fa assolutamente piacere vedere Hernandez ancora là attaccato, Hernandez con questi tre campioncini qui davanti, e adesso voglio vedere Bonelli, il nervosissimo Bonelli, quanto riuscirà a dimostrarmi che in realtà quando i giochi si fanno duri, lui gioca duramente, finora ha giocato da Dio sinceramente, Andrea, benissimo, benissimo. Assolutamente sì, ma c'è da considerare ancora un dettaglio, che bisogna entrare nella testa di questi piloti e capire dalle loro azioni quali sono le intenzioni. Attenzione a Fraga, a proposito quali di intenzioni, sono le intenzioni, Andrea. Perché questa è una finale mondiale e quindi è lecito arrivare nelle battute finali e provare qualcosa in più. Mi è sembrato di vedere Fraga parlare tra sé e sé, dicendo qualcosa, come se avesse registrato qualcosa di imprevisto. Addirittura mi è sembrato fare una correzione, esattamente come ha fatto in questo momento l'inquadrato Andrew Brooks, che comunque sia, dicevi bene, l'abbiamo criticato prima, adesso evidentemente è tornato in se stesso, si è rimesso in pista letteralmente. Si avvicina tanto a Carrazza. Guardalo! Brooks si avvicina che tanto, bella gara. Va a proteggere l'interno, poi si sposta all'esterno. Vediamo prima se riuscirà a replicare il sorpasso. Nulla di fatto, prova una linea diversa. Attenzione! Aveva capito! Aveva capito tutto! Ma Brooks è veramente il pilota! È un pilota che cambia volto,
dall'inizio gara in poi aveva trasformato la sua finale. Ah, fuori completamente, tra l'altro ha rischiato anche di perdere il tuo treno anche Carrazza. Sono tutti nervosissimi, stanno correndo con il coltello fra i denti, stanno correndo sentendo la pressione. Ed ecco giustamente Carrazza e Brooks in questo momento investigati il loro, e qua ancora non si risparmiano, sono sbirloni, sono pugni, ancora, sono botte da orbi, ancora, ancora battaglia veramente ai limiti, oltre i limiti in alcuni momenti, ma di certo il protagonista è proprio Brooks, che in questa semifinal ha fatto il bello e il cattivo tempo. La prima parte da dimenticare, la seconda è tornato, è risalito tanto e adesso sta battagliando ancora. E infatti non ci sono, se non un warning contro Carrazza addirittura, non ci sono azioni contro Brooks, che davvero sta ribaltando la gara. Guardalo qui che si butta all'interno e rischia di prendere, anzi la prende in questo momento, la quinta posizione. Andrea, Brooks ha qualcosa, si vede che ha qualcosa come ritmo in tasca. Indemoniato Brooks, deve mangiarsi le mani da solo, però sì, proprio per la mancanza di tranquillità nelle fasi iniziali. Non si vince una gara nella prima curva del primo giro. Brooks, attenzione, hai qualità, è tanto tempo che arrivi nelle finali mondiali e quest'oggi hai dimenticato il percorso di esperienza che hai fatto da tanto tempo. E intanto Carrazza ha perso un'altra posizione ai danni, o meglio a favore di Haywood, che infatti lo vedete qui dietro direttamente a Brooks. Mentre Andrea ogni volta lo sottolinea con un po' di sorpresa, mi perdonerà lui che in realtà è un bravissimo ragazzo, com'è, come non è, Lucas Bonelli è ancora là primo, quando mancano solo tre giri. Andrea, tre giri. Diciamo che se non si innescano situazioni oltre il, come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo, è difficile, perché non c'è stato là davanti possibilità di sorpasso. Attenzione, Haywood sta provando a mettere il muso della sua Ford GT 2017 all'interno di Brooks. Un piccolo contatto che ha scomposto Brooks. C'è stato un contatto, sì. Haywood è andato in appoggio e ha scomposto Brooks, e questa volta il canadese non ha notato la mia critica, e quindi l'americano è risultato avvantaggiato da questo movimento. Notato dai Marshall, e secondo me Haywood lì prenderà un penalty, perché è stato evidente, tra l'altro direttamente inquadrato anche dalla regia internazionale, proprio il momento del contatto, che anche a me è sembrato un pochino troppo aggressivo. Intanto Carrazza si è riportato sotto, superando proprio Haywood, che magari adesso incapperà anche in una sanzione, ma Brooks, com'è come non è, tiene la quinta posizione, anche se il distacco che li separa dal gruppetto davanti è di 10 secondi. A Haywood è impossibile da ricucire. Ha cercato di resistere a Carrazza, è andato tutto all'esterno, ha perso il posteriore, tutto in drift, ha perso un'altra posizione, ma qui siamo ancora, le battute di testa. Attenzione, è arrivato il momento. È il momento, è arrivata l'esa dei conti. Arriva Fraga. Attenzione a Fraga. Dove la porta? Non riesce a chiuderla, deve tenerla, stringila più che puoi, perché sennò ti porta fuori e poi c'è il muretto lì blu che ti aspetta. Nulla di fatto, ma stanno per terminare il giro a disposizione. Comincia Emilio, la clessidra a finire, non c'è esatto, più tempo. E adesso Igor Fraga e Nostroza devono dare il tutto e per tutto se vogliono mettersi dietro Bonelli, che dal primo giro, Andrea, dal primo start è là davanti. E attenzione, Nostroza si fa vedere, punta all'interno, butta dentro, butta dentro, non c'è, intanto c'è un warning solo ai danni di Ewan Guerrero, butta dentro. Cosa ha fatto Nostroza? Un contatto di gara, ma Bonelli non ci sta e Fraga si butta in mezzo. Mamma mia, Andrea, a Igor Fraga ha capito tutto, ha letto tutto e ha approfittato della situazione. Su alla seconda posizione, devo dire che Nostroza ha temporeggiato un po' troppo. Bravo. Non ha attaccato in maniera decisa. Bravo. È sembrato in quel via di mezzo, vado o non vado, e Bonelli ne ha approfittato per controribattere. Esatto, non ha fatto quello che Valerio Gallo fa quando decide di sorpassare qualcuno a cui è stato dietro. Ha perso un decimo di secondo, è stato incerto, e se hai dietro uno come Fraga, che adesso ci prova, adesso fa vedere a tutti chi è, vuole ricordare che lui è tre volte campione del mondo, l'ultimo titolo se l'è portato a casa 24 ore fa, Andrea. Tre volte campione del mondo, pilota reale, arrivato fino in F3, Igor Fenomeno Fraga, seconda posizione, un 2021 dove è tornato al simulatore di Polifoni per togliersi la ruggine di dosso, ma che sta disputando una finale mondiale alla Igor Fraga. La qualifica un po' complessa, che
che l'ha visto in terza posizione, ma è l'ultimo giro in seconda. Mi sembra che i metri per cercare di impensierire Lucas Bonelli non siano più sufficienti, ma il mondo del motorsport e lo sport insegnano che non è mai detta l'ultima, fino all'ultimo giro, soprattutto nel FIA Gran Turismo Championship. Che gara di Lucas Bonelli, ragazzi, che gara di Lucas Bonelli, che adesso sta tenendosi dietro dei leoni affamati. Ma è fatta! È Lucas Bonelli, mamma mia, complimenti. Bravo Lucas, gara. La prima vittoria di Lucas Bonelli, la prima consacrazione di questo pilota che già da 2 anni sempre ai vertici, ma sempre senza potersi togliere una grande soddisfazione, è arrivata nella semifinal della finale mondiale. Quando conta, Andre, quando conta, quelli forti vengono fuori quando conta, quando i minuti sono pochi e i punti da prendere sono pesanti, ed eccoli qua, mamma mia, complimenti a Lucas Bonelli. E Fraga si porta a casa comunque 10 punti che nel bottino internazionale non sono esattamente pochi, Andrea, senza ombra di dubbio. Generale, scusami. Assolutamente sì, ma adesso dobbiamo capire, per arrivare alla Grand Final, come siamo a punti. Eccoli qua, perché Andrea, in alto c'è, con i suoi 30 punti, Funky Gallo, inseguito da Serrano con 22, Igor Fraga 17, sembrava fuori, ma è già lì con 17, Ryota Kokobun 16, Miazzono 16, incredibile Emilio. Mamma mia, ragazzi. E allora lo ripetiamo, Valerio Gallo 30 punti. Intanto un attimo ascoltiamoci giustamente il quadrato Bonelli. Che gara e che qualifica. Molto obrigado. Era una corrida molto difficile, né? Con molta difficilissima questa gara. Do slipstream. Tentei me concentrar ao máximo aqui, não cometer nenhum erro, que eu sabia que quem máxima está... concentrazione per evitare ovviamente di commettere anche il minimo errore. Não era uma boa posição, pois os carros que estavam atrás no, no... essere davanti non era la cosa migliore. In realtà questo lui lo sapeva, ma insomma, foi o que aconteceu, mas benissimo. Eu consegui segurar a pressão. E mi ha gestito molto bene la pressione rimanendo concentrato e questo gli ha fatto vincere giustamente la finale, la semifinale regionale. Grande risultato. Mi è sembrato più tranquillo nell'intervista, sembra un'altra persona rispetto a quando corre. Guardalo lì. Credo che la determinazione del brasileiro per sempre querer dare il suo migliore e sempre vencere. Parla proprio della isso, la convinzione brasiliana, brasileira, di arrivare sempre a vincere. Scusami qua, perdonami, mi commuovo un attimo. Se Lucas Bonelli nomina Ayrton Senna 3 volte campione del mondo di Formula 1, francamente, un pochino, Andrea, la cosa mi tocca. Sono nomi che quasi non vanno quasi ripetuti, perché è andato a toccare proprio un valore del loro popolo, ma non solo. Solo del motorsport, che fa venire i brividi. Divertida, già na grande final vai ser uma corrida muito dura, uma corrida muito difícil, onde è molto facile. Sta anticipando il tema che adesso affronteremo fra pochi minuti, quanto sia importante non sbagliare niente nella Grand Final. Una Grand Final, e poi ci torniamo, che vede avvantaggiato almeno sulla carta Valerio Gallo con 30 punti, però tallonato da Serrano con 22 e da un certo Igor Fraga, che si è improvvisamente riportato lì sul podio con 17 punti, e ci sono in palio il doppio dei punti soliti, Andrea. Ma sentiamo Igor Fraga. 13 punti dietro Gallo, gliel'ha ricordato adesso Giulia. È il momento, dice Giulia. 5 races to do in a weekend is quite tough. Yeah, yeah. Cinque gare in questo weekend. All the races is it's something that you know you don't have time to do that. And I have been focusing a bit more on the manufacturer series. So yeah, I'm happy with the result. Era più focalizzato su manufacturer series perché aveva più chance rispetto a Nations Cup come punti. Ha portato a casa un titolo mondiale. Lucas was saying he was quite enjoying himself, bizarrely. Was it stressful? Was it easy? How did you feel? Come ti sentivi? Was stressful as well, but I think it was quite fun.
you know, I had the pressure from the car behind and also trying to attack the car in front, so it was giustamente tentava di difendersi e contemporaneamente di attaccare, quindi insomma una situazione non certo rilassante, diciamo. Lucas at the end, so yeah, it was a good race and ha avuto l'opportunità di attaccare Lucas solo alla fine, ma evidentemente un'opportunità che non è andata in porto, visto che Lucas Morelli ha appena vinto la semifinal C di questa serata conclusiva. Andrea, thank you, thanks a lot. Beh, questo è un tre volte campione del mondo, sì. Comunque. Ha fatto il 2021, soprattutto nella prima metà dell'anno, con un po' di difficoltà. Sembrava un po' arrugginito, non sembrava sciolto nelle sue movenze in pista come è solito fare. Poi ha cambiato registro. Esatto. È arrivato un momento in cui ha cambiato registro ed ha portato a casa intanto un titolo mondiale Manufacturer Series, esatto, con Toyota, Yamanaka e Koke Lopez. E quest'oggi abbiamo visto che è sempre lì nelle posizioni che contano. Quando non puoi vincere, la cosa migliore che puoi fare è arrivare secondo. Eh beh, hai ragione. Lui è arrivato a un gran secondo perché ha proprio amministrato. E come dice, eccolo qua, Brooks, che ha fatto una gara di luci e ombre, molto poco brillante, se non diciamo anche poco regolare, la sua prima parte di gara e una seconda parte strepitosa, che se avesse corso alla stessa maniera in precedenza probabilmente l'avrebbe portato a risultati migliori. Sì, deve, perché ripeto, questo talento ce l'ha, Brooks ce l'ha il talento. Sì, deve mangiarsi le mani, perché secondo me si butta via lui delle grandi chance. Vero. Cioè, mi sembra un pilota che abbia la possibilità di fare molto, ma molto di più, ma quando ci sono i momenti importanti butta tutto, bravo, per aria, bravo, va da solo, non può dar colpa agli, guarda, altri. Guarda, è un po' il vecchio Baptiste Beauvois prima di quest'anno, secondo me era così, come dicevamo spesso noi, se ti ricordi, l'unico che può battere Beauvois è Beauvois, perché ogni tanto impazziva. Baptiste Beauvois versione, yes, 1.0, bravo, bravo. Era Brooks, sì. Anzi, secondo me Baptiste era già più talentuoso e più veloce. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Infatti adesso, come atteggiamento, adesso siamo qua a commentare la gran final e lui sarà uno dei protagonisti senza dubbio, e quest'anno anche alle Olimpiadi di Torino stava facendo dei numeri. E intanto, rivediamo gli highlight, alcuni momenti emozionanti veramente delle due, delle tre gare che abbiamo visto. Guarda qui, Barbara ha toccato impudentemente e Yamanaka che si è preso. Andrea, Yamanaka forse l'unico grande assente di questa gran final, l'unico assente importante intendo di questa gran final. Posso dire che il contatto che ha fatto Yamanaka e secondo me è eccessivo come penalty, perché su questo circuito qui che ti, esatto, se mi lasci lo spazio, sì, io posso provare, altrimenti qui ci sono i muretti, c'è un solo punto dove puoi tentare, sai, noi, il sorpasso, ma non abbiamo tutte le noi facce. Non abbiamo le telemetrie, magari non ha staccato abbastanza ed è entrato troppo vigorosamente. Io avrei fatto come lui, vediamo, guarda, bisognerebbe, ti ripeto, poi a livello visivo tu queste cose le sai meglio di me, a livello visivo non abbiamo tutti i dati che ci servono, magari andando a vedere la telemetria i Marshall hanno visto quando ha frenato, se ha frenato, e hanno detto no, questo è un atteggiamento eccessivamente aggressivo e quindi hanno deciso di punirlo. C'è da dire che su quella pista con quel penalty sei fuori dai giochi e infatti non è alla Grand Final, esatto, è andata, sì, è andata, abbiamo perso un protagonista, ma ripetiamo, i Marshall hanno tutte le immagini sempre per poterle rivedere più volte durante la gara, e la telemetria, immagini, vedono quando è staccato, quindi, tutto, esatto. Ancora i lights della seconda manche, la semifinal B sul circuito di Monza, che ha visto il nostro Funky Gallo portare a casa ancora in punti importanti e andare nel pallottoliere a 30 punti con una grand final da disputare. Emilio, ci stiamo avvicinando, non voglio, a un non voglio sogno, neanche pensarci, Andre, non sogno, voglio neanche pensarci, non dirmelo, me lo dici fra 20 minuti, adesso non voglio neanche pensarci. Un sogno che ha visto comunque degli interpreti con gli spagnoli, Koke Lopez inquadrato in questo momento, Koke e Osette Serrano. Ecco il momento del suo errore, sì, che ha compromesso la sua gara, perché la strategia era buona, è uscito al momento giusto con le hard, molto vicino, ha preso subito la scia, guardate come riesce a stare lì in contatto, e una difesa
di Funky Gallo che nessun altro poteva fare. Secondo me per ora è stato il momento migliore della serata, perché difenderti da Serrano su questa pista, che è una pista velocissima, in quel modo, con quel Serrano che è in super forma anche lui, io francamente l'ho visto fare e credo che solo Gallo lo possa fare quest'anno. È quello e che basta, dicevo prima, nessun altro avrebbe potuto contenere Serrano quest'oggi. Hai ragione. Ce l'ha fatta. Ed eccoci nell'ultimo riepilogo punti mondiale, Andrea, prima di iniziare quella che è la finalissima, la gara, Andrea, che decreterà, te lo voglio ripetere prima di iniziare, il nome, che ci dirà il nome del campione mondiale Nations Cup 2021, caro Andrea. Eh sì, è tutto apparecchiato bene, mancano 30 secondi alla qualifica della Grand Final e abbiamo Funky Gallo che ci sta facendo sognare. L'Italia è là in alto, è là in alto. Meritatamente. Funky ha disputato, al di là di quello che accadrà a breve, il più grande anno della sua carriera di sim racer, senza dubbio straordinario, incontenibile. Siamo con la Ford GT Le Mans Spec 2 Test Car, quindi aggiungiamo tutti i titoli, esatto, che vogliamo. Di certo una vettura non docile da domare. Siamo a Dragon Trail, un circuito pieno, zeppo di insidie. Vero, pericolosissimo, un circuito che richiede davvero tanta abilità, tanta tecnica, tanta capacità di dosare, di capire quando è il momento di sferrare eventualmente l'attacco felino. Vedremo una gara clamorosa, Andrea, con i migliori piloti del mondo schierati per decidere chi sarà davvero il migliore quest'anno. Attenzione a Dragon Trail, perché dopo il rettilineo con una leggera curva a destra, lo vediamo in curva 2 e 3, sarà il punto dove attaccare proprio per un effetto scia. E poi curva 13, 14, 15 e 16, la doppia chicane fra i muretti che contraddistingue questo circuito, dove abbiamo visto fior di piloti, fior di campioni lasciarci le penne nel senso digitale, nel senso di arrivare contro il muretto e buttare tutta la sorte e tutte le chance di vittoria per aria. In questa gara vedrete tutte e tre le mescole, bisogna usarle obbligatoriamente tutte e tre, solo un giro di qualifica e siamo già agli highlight. Fondamentale vedere chi partirà davanti su un tracciato di questo tipo che ci ha già regalato passato. Ecco qua, voilà. Grandi soddisfazioni, Andrea, ti ricordo che qui abbiamo visto un Gallo fare dei numeri eccezionali, ma anche qualche delusione, perché qui chi sbaglia, eccolo ancora, qua, un altro eccolo muro. Qua, chi sbaglia va diretto al muro. Detto fatto, quindi esatto, questi piloti che hanno già assaggiato il muro, ti stressa anche se è il giro di lancio, perché ti fa perdere un po' la sicurezza a livello mentale. Andrea, ti ricordo, non l'abbiamo ancora detto, ma avendo fatto una grandissima gara a Monza, da decimo, essendo arrivato quinto, se non sbaglio, vediamo lì un Giorgio Mangano rigiocare per un'altra volta la finalissima, Andrea, ed è sempre lì Giorgio, c'è in sempre tutte le finali, da che esiste il GT Sport World Championship, c'è sempre, eh sì, e questo vuol dire che è un grande campione, eh anche sì, lui. Giorgio Mangano, Final Destination, c'è un motivo per cui l'abbiamo intitolato così, con questa indicazione che vede dal 2018 il pilota italiano sempre. Vediamo Serrano, scusami, attenzione perché siamo alle battute finali. Ha fatto la momentanea pole position Serrano, l'hanno 1.31. Tolto quando, esatto, sì. Miazzono, vediamo secondo, mamma mia, cosa stanno apparecchiando, è importantissimo questo risultato per lui, per il sogno. Che tempo va a strappare Funky Gallo? Secondo 371, dietro Serrano. È buono, non è contento. Valerio, è buono, hai tanti punti. Pazzesco, non è contento. Okay. Dietro a Serrano, ragazzi, lo ricordiamo, Serrano è il suo diretto inseguitore. Serrano ha 22 punti. Valerio Gallo parte con 30 punti. Sono 8, sembrano tanti, ma in questa gara ce ne sono in palio il doppio. Per cui attenzione, Bonelli in super palla, Andrea. Terzo tempo di Lucas Bonelli. Mamma mia, i brasiliani. Gasato Bonelli, molto gasato. Fraga 14esimo, deve aver commesso un errore. Mangano ottavo, aveva un buon giro Mangano, però non a livello come crono, come i migliori. Quindi ancora una volta
peccato per il pilota siciliano. Vero. Perché non può stare là vicino a Valerio e chiaramente portare l'altra bandiera italiana vicino al leader momentaneo. Possiamo ormai dirlo, non è la, anzi forse l'unico tallone vero di Achille di Giorgio Mangano sono le qualifiche. Sono d'accordo. È vero, l'unico punto debole di Giorgio, perché poi a livello di sorpassi e di ritmo gara è pazzesco, anzi è uno che le rimonte ce ne ha fatte vedere, ne ha fatta vedere anche una prima Monza. Ma non puoi farle sempre, o sarebbe meglio che tu non dovessi farle, capito, che partissi davanti. Invece Giorgio Mangano, francamente, sulle qualifiche forse deve ancora, come si dice, fare quadrare il proverbiale cerchio. Andrea, prima dicevamo anno di Gallo e mai così forte José Serrano come negli ultimi due mesi, e sono lì davanti tutte e due, Serrano Gallo sono lì davanti. Questo sta a indicare che puoi cambiare i circuiti, puoi cambiare le vetture, la musica è sempre la stessa. Italia e Spagna in senso positivo, in senso di sport, di correttezza, di rispetto sportivo, ma ancora una volta questi due stanno siglando i migliori interpreti del 2021. E attenzione anche, non ci sono solo loro ovviamente, anche Ryota Kokobun che è a 16 punti, a Koke Lopez che abbiamo visto quanto può essere pericoloso, però, 16 punti, però Miyazono 16 e soprattutto un Igor Fraga che in realtà parte molto male, 14esimo tempo, ho visto male? Sì. Dietro addirittura Baptiste Bouvois, se non ho visto scorrettamente, che però ha 17 punti. Attenzione, su questo tracciato è molto difficile, Andrea. Molto difficile, Andrea. Io credo che Igor Fraga, anche se è un fenomeno, se è arrivato con una difficoltà, un errore in qualifica, sia troppo in salita la possibilità di recuperare. Anche per lui, dici, di certo, troppo difficile, anche per lui. Se non accade qualcosa di mai visto sul globo terracqueo, direi che le chance di vittoria sono pressoché archiviate. Attenzione, un Andrea Facchinetti che si esprime con questa perentorietà, mi mancava e lo apprezzo molto. Ci siamo quasi, Andrea. Mancano meno di due minuti, te lo voglio ripetere, scusami, anche se te l'ho detto due o tre volte, meno di due minuti alla Grand Final, alla gara al termine della quale avremo il nome del campione mondiale, ma forse è il caso di ascoltare questo maestro. So, what have you made of this Nations Cup World Final so far? はい、第1レース、 第2レース、 第3レース、 セミファイナル、 それぞれ コースも車もね、 Sta ricordando quanta differenza c'era in tutte le semifinal, con differenze di vetture, di tracciate, ma le differenze chiaramente, ho perso un passaggio, chiedo scusa. Conta veramente gli interpreti di queste vetture hanno fatto la differenza. È un altro passaggio importante, Emilio, sapere interpretare la vettura, perché per noi Josette Serrano e Valerio Gallo in questo momento sono i più veloci, sono i più forti, sì, ma sono vetture completamente diverse, bravissimo, su circuiti completamente diverse. L'attitudine ad abituarsi è per pochi. Hai ragione. Adesso ha sottolineato un'altra cosa Yamauchi, che secondo me è molto evidente, quanto si sia progressivamente alzato il livello dei piloti. Secondo me, Andre, sono sempre più forti, te lo dico proprio da testimone, da commentatore esterno. C'è un dato certo: dal 2018 ad oggi sono cambiati molti piloti, quelli storici che hanno si sono abituati ai cambiamenti sono pochissimi. Questo sta a indicare che c'è un riciclo generazionale molto rapido, molto veloce. Andrea, intanto mentre tu mi traducevi e mi dicevi quello che giustamente condivido, ti sei perso il momento in cui la buona Giulia ha chiesto a dove sia il Dream Maker e dove stiamo creando Gran Turismo 7. Ma è ora di entrare nello spirito della Grand Final, Andrea. Mondiale Nations Cup FIA Gran Turismo Championship 2021, la pole position per il pilota spagnolo Josette Serrano. Mamma mia, in prima fila
Seconda posizione. Fucking Gallo! C'è Fucking Gallo! Vai! Per il sogno! Terza posizione per Lucas Bonelli. Davvero sorprendente questo finale di stagione per Bonelli. Sorprendente. Quarta posizione per Miyazono. Quando sta tirando fuori le ali il drago, eh. Quinta per Kawakami. Sorprendente anche lui, non me la sarei aspettato, Andre, te lo dico onestamente. La sesta per Hernandez, anche lui. Al debutto così, col botto proprio. Settima per Koke Lopez. Attenzione a Koke, davvero in palla, campione del mondo da ieri. Ottava per Final Destination. Vai Giorgino, vai Giorgino! E lui è capace di tante cose. Nona per Kokobun. Non una buona partenza questa volta, ma Ryota c'è. Lì in decima posizione. Undicesima per McEwen. Anche lui non me lo sarei mai aspettato, ti dico la verità, sinceramente. Dodicesima il Guerrero in Ostrosa, molto indietro. Molto indietro, troppo indietro per la sua qualità. Brooks in tredicesima. Chissà cosa farà adesso Andrew Brooks dopo la gara che abbiamo appena visto. Igor Fraga, il fenomeno, solamente in quattordicesima posizione. Stranissimo, stranissimo. Patrick Blajan in quindicesima, lo squalo. Eh sì. Battiste Dubois in sedicesima, è qualcosa che non avrei mai pensato. Allora, dopo è facile dirlo, vero. Ma Funky Gallo in questo 2021 è il più forte del mondo. Andiamo, dopo è facile. Andiamo. Bisogna crederci. Le strategie consigliate, le avete appena viste. Tutte le tre mescole sono da usare. Ma si sta partendo e si parte in questo istante esatto, Andrea. Parte bene, molto parte bene Gallo, Funky. Molto bene anche Miyazono. Attenzione, mi è sembrato un po' in difficoltà proprio Osette Serrano. È partito molto bene Valerio, è partito molto bene Miyazono. Voglio vedere se Bonelli. Eccolo lì, attenzione a Bonelli che si sta affiancando a Gallo, che lo chiude. Vediamo come escono. Attenzione, sono Vediamo attaccati pericolosissimo. Attenzione perché Funky potrebbe far sua la prima posizione. È uscito molto all'interno. Sì, ed è sua. È sua la posizione. Fianco all'interno. Funky Gallo parte due curve. Ed è primo. Funky Gallo in due curve. Mette subito le cose in chiaro. Mamma mia, come l'ha studiata. Ce l'aveva il tempo per fare la pole. Era in effetti deluso dopo la qualifica e ci ha dimostrato perché. Perché il tempo per stare davanti. Valerio Gallo ce l'ha. Ma attenzione, c'è un incidente tra lui e Bonelli, segnalato, pericolosissimo, non l'abbiamo visto, non vorremmo adesso che ci fosse qualche penalty, gli occhi non dicono niente di buono, ma stiamo aspettando, vediamo. Attenzione perché Osette Serrano è veramente ormai con un'idea in testa, riuscire per se stesso a passare Funky Gallo, ma non ce la fa, all'esterno c'è lo sporco e perde trazione, nulla da fare, l'incubo per Osette Serrano si chiama Valerio Gallo. Bonelli è finito in sesta posizione e partiva in terza, evidentemente tra lui e Gallo c'è stato un contatto, questo i Marshall lo hanno già revisato. Speriamo che non ci sia nulla di strano, nulla di regolare, soprattutto nulla che abbia fatto Valerio Gallo in modo tale da convincere i Marshall a penalizzarlo. Ovviamente se ha fatto qualcosa di irregolare deve essere punito, ma ci auguriamo tutti che non sia così. Intanto sembra allontanarsi, ha messo già 7 decimi tra la sua macchina e quella di Osette Serrano in seconda posizione. Andrea, assolutamente sì, infatti comincia a scappare come a Monza nella precedente semifinal che ha visto Funky Gallo e Osette Serrano duellare. Solo un warning per Valerio Gallo, illegal blocking, si è messo un po' troppo di traverso. È andata bene Andrea, è andata bene, mi ero sinceramente preoccupato guardando gli occhi di Valerio. Sì, però ho visto comunque Osette Serrano che ha perso il punto di corda anche nell'ultima curva prima del rettilineo. Questo sta a indicare che si sta un pochettino sgretolando una sicurezza e una certezza di Osette Serrano che fino ad ora sembrava diciamo intatta, ma vede in Funky Gallo davvero quel pilota che non riesce a decifrare, non sa cosa fare per riuscire ad imporsi. Vero. Intanto Beauvois, che dall'ultima posizione è arrivato in dodicesima, quindi ha sorpassato 4 persone, si è preso anche lui un warning, mentre non ho capito se Hernandez o lì ha perso completamente il retrotraino della vettura, facendo poi un miracolo che francamente non capisco neanche come sia stato possibile da concepire per rimanere in pista. L'ho visto poco fa. Mamma mia ragazzi, è iniziata la grand final e siamo solo al secondo giro. Andrea, ecco il punto del circuito dove i cordoli fanno sobbalzare le vetture, qualcuno esce un po' più di traverso, un po' più sporco e quindi paga dazio. Zona e subito Kawakami che si mette Serrano in terza posizione e queste scaramucce permettono a Funky Gallo di avere un secondo e tre di vantaggio dopo 2 giri. Il sogno di Valerio si sta apparecchiando come mai avrebbe potuto immaginare. Avanti
così Valerio il suo vantaggio adesso sul secondo e tre, cominciano a fermarsi, attenzione Fraga che aveva già recuperato due posizioni, Miazzone e Lopez, tre maestri della strategia con due strategie diverse, Fraga e Miazzone mettono le soft, Lopez le medium, mamma mia cosa sta succedendo, cosa hanno in testa quei tre, e non sono tre nomi qualsiasi, sono Igor Fraga, Miazzone e Koke Lopez, Andrea, tre campioni del mondo, sono tre campioni del mondo, Andrea. Sì, ma questa volta Jose Tesserano ha sentito il peso della finale, perché partiva in pole position, ha preso subito un colpo di coda da parte di Funky Gallo e poi da Kawakami, questo sta a indicare che a livello mentale, non tattico, non tecnico, il pilota spagnolo Jose Tesserano sta pagando qualcosa. È vero, hai ragione, infatti Kawakami adesso ha costruito un vantaggio microscopico, ma che rischia di aumentare, sta aumentando in questo momento, attenzione perché sta sicuramente aumentando quello di Gallo, che è sopra il secondo e mezzo, vediamo, eccolo qua, forse il contatto, no, non sembrava è quello all'inizio, appoggio. Vediamo, no, pensavo ci facessero vedere Gallo, Gallo Bonelli, invece no, ma direi, non ho visto adesso qui accanto ad Hernandez se l'hanno toccato, ma mi sembra, quello che ho visto mi sembra del tutto regolare, a meno che non arrivi qualcosa di strano adesso. Non ho visto nulla, cioè Funky Gallo da queste immagini mi è sembrato solo proprio, sì, uscendo dai blocchi, che si è appoggiato a Bonelli. Sì, sì, forse è quello, ma forse lo ha leggermente, si è leggermente, come dire, lo ha leggermente accompagnato più all'esterno, ma infatti ha preso solo un warning, sì, solo un warning, evidentemente, torno a ripetere, con la telemetria, vedi, magari non ha abbastanza frenato, gli si è appoggiato un po' troppo, non ha compromesso la gara di Bonelli e quindi va lì. Intanto continua la sequela di driver che si fermano ai pit stop, mentre là davanti Gallo, Kawakami, Serrano, Hernandez, lì Mangano e Plojan sono gli unici a non essersi ancora fermati e sono tutti partiti con le medium, tranne l'ungherese Plojan con le hard, che tutte strategie 5 diverse. Secondi e 7 proprio, sì, da Mangano, partiva in ultima posizione, sì, anzi no, penultimo. Siamo con Valerio, sì, che questa tornata ha perso un decimo nei confronti di Kawakami, un Kawakami davvero in super palla in questa Grand Final, ottimo il giapponese che è l'unico che riesce a tenere un ritmo pari a quello di Funky Gallo. Avevi ragione prima quando sottolineavi che Serrano forse paga a livello psicologico la pressione, sta perdendo terreno rispetto a Kawakami, in questo momento il suo ritardo è di tre decimi, ma era di mezzo secondo tre curve fa, per cui insomma sta facendo fatica Serrano a stare lì, o almeno così sembra. È vero, e quindi pensando che partiva dalla pole position, meglio di così non poteva fare Jose Tesserano. Due giri italiani, sì, tutto è vero, andato è vero, in fumo. Per noi tifosi italiani, poverino, non facciamo intanto. No, intendevo meglio di così per lui partire in pole position, certo, ma in due giri, vero, tutto è andato in fumo. Vero. Assolutamente il tricolore che ci vede chiaramente coinvolti, ma sportività, ma sì, vinca il migliore, certo, e in questo caso i numeri stanno dicendo un nome, non lo voglio ripetere. Vero. Intanto si ferma anche Patrick Blojan, che dalle hard passa alle medium, e veramente ci sono in campo, in pista, 4-5 strategie diverse. Sono molto curioso di vedere i risultati di Fraga, Lopez e Miazzone, che si sono tutti fermati nello stesso momento, tutti facendo cose differenti. Sono molto 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 curioso di vedere chi dei tre ha avuto l'idea migliore. Per ora sembra Miazzone, che infatti è in settima posizione, mentre Fraga in ottava e Lopez addirittura in decima, Andrea, dietro a Bonelli. Lopez addirittura in decima. Sì, davvero incredibile. Comunque vediamo Fraga che è risalito tanto, perché ottava posizione con un pit come Bonelli è incredibile, però attenzione Fraga. Serrano come ha perso la sua Ford, niente da fare, è troppo al limite, è troppo tirato a livello di stress mentale. Jose Tesserano ha disputato questa prima fase della finale mondiale con troppo stress, troppo nervoso. Si vede proprio dalle battute iniziali che si è spenta la luce.
Allora, stavo guardando, Andrea, scusami, i distacchi per capire se si fermasse adesso Valerio, quando uscirebbe in pista. Fermandosi in questa pista ai box si perdono 17 secondi, due ovviamente per le gomme, e si caricano circa 3 litri di carburante al secondo. Cosa significa? Che se si fermasse Gallo potrebbe uscire in questo momento davanti a Miazzono, davanti esattamente di un paio di secondi. Ma forse meno, Andrea, però lì davanti a Miazzono, sì. Vediamo, perché comunque le medie vanno sfruttate al meglio. Su 22 giri ci sono ancora diverse tornate per poter esprimere il massimo da questa copertura. In pista solo Miazzono, Fraga e Ryota Kokobun con le soft. Mamma mia. In questo momento siamo su Miazzono che si può dire da campione del mondo 2020 un po' impalpabile. Beh, però attenzione a Miazzono, non sottovalutarlo mai. Infatti guarda, adesso ha le soft, sta già mangiando il distacco che lo separava da Gallo. Il problema è uscire Gallo nel traffico. Come ha tenuto la sua vettura lì? Ho visto. E pendolo totale, è rimasto in controllo. Pazzesco. Il problema, Andrea, è fare in modo, il problema anche per Serrano, poverino, ovviamente noi facciamo il tifo per Valerio perché insomma, per ovvi motivi, il problema sarebbe finire nel traffico. Non devono finire nel traffico. In questo momento con un Miazzone e Fraga con le soft che stanno recuperando, guarda, a rotta di collo, secondi, rischierebbero di finirgli dietro e lì si innesca tutta un'altra gara, Andrea, lì si innesca tutta un'altra gara. Gara bellissima sicuramente, ma un'altra gara. Vedremo se succederà o no. Avanti tutta, perché comunque la gara che stanno apparecchiandoci questi ragazzi è davvero clamorosa, con un Serrano che ormai è a 3 secondi, Andrea, da Gallo. È sì, a 3 secondi. Sta soffrendo Hernandez. Siamo veramente dalla inquadratura, dal tetto della vettura di Hernandez, dal Guatemala. Errore mio che ho dato come provenienza Argentina, quindi chiedo scusa e chiedo venia, ma mi sembra che Hernandez abbia il piglio giusto e Serrano si sta sciogliendo giro dopo giro. Sì, è vero. È a livello mentale, perché ci ha fatto vedere di cosa è capace Serrano. Non lo so, ragazzi, Serrano non ne sta sbagliando una negli ultimi 2-3 mesi. È davvero, davvero migliorato tantissimo, lasciandosi dietro più di una volta anche il compagno di nazionale, Coque Lopez, che non è esattamente l'ultimo arrivato. Davvero clamoroso, motivo per cui dico clamoroso anche Hernandez. Non mi aspettavo questa tenuta psicologica, Andrea. Ma nella curva precedente alla fase di chicane, Serrano è arrivato un po' goffo, non è riuscito a chiudere sul lato destro verso il punto di corda. Hernandez ha guadagnato un sacco di metri. Questo sta a indicare che Serrano non è a posto, c'è qualcosa, sta guidando, è veloce, dici, non è, ma gli manca quell'argento fra le mani e fra i piedi che gli permette di avere le prestazioni che abbiamo visto fino alle gare precedenti. Intanto sto guardando un ottimo Giorgio Mangano avvicinarsi velocissimamente a lì. Vedremo se sono lì dietro, sono quei due puntini là in fondo. Vede adesso, guarda, tenta sull'esterno il sorpasso. Guarda Mangano, non si vede. Guarda Mangano, che gara che sta facendo Giorgio, ragazzi. Sì? Che gara che sta facendo Giorgio, davvero. Se non ci fosse quella piccola macchia delle qualifiche, potremmo parlare di tutt'altra Italia anche a questo livello, Andrea. Non c'è niente da fare. Sì. Giorgio Mangano ha bisogno di trovare nuovamente il ritmo in fase di qualifica, perché essere in questo momento in quinta posizione, non puoi sempre rimontare e dover fare le gare in salita. Clamoroso, clamoroso Giorgio, che adesso è in quarta posizione dopo questo sorpasso ai danni di lì. Davvero una gara, una rimonta clamorosa, e si mette praticamente dietro solo a quei tre qua davanti che stanno imponendo un ritmo massiccio. Kawakami! Ha perso totalmente la vettura! Non l'avevamo visto! Attenzione, colpo di scena, l'unico che teneva il ritmo di Funky Gallo è questo pilota, ma questo sta a indicare che a quel livello, a quel ritmo, incappia degli errori. E quindi davvero una doccia fredda per il giapponese. Allora, non vorrei fare troppi calcoli, ma non è una buona notizia per l'Italia, perché questo rimette Serrano chiaramente più vicino a Gallo, il che non è proprio buonissimo, ma soprattutto riporta Miazzone e Fraga, che a livello di punti possono impensierire. Ecco, intanto Gallo si ferma ai box, vedremo, tutti là davanti si fermano ai box. Momento cruciale su Fraga, il primo dei due momenti cruciali di questa gara, ragazzi. Vediamo quanto usciranno, con quanto vantaggio. Secondo me
Non è detto che escano davanti. Ho fatto conti veloci. Fondamentale, ragazzi, questo momento. Questo è il mondiale, Emilio. È importantissimo. È importantissimo, vediamo. Non si è fermato, Mangano non si è fermato. Mangano in questo momento è la testa della gara. Attenzione, eccolo qua. Ecco il momento clou, ragazzi. Il primo, ce ne sarà un altro dopo. Al secondo pit stop, alla fine di questo stint. Attenzione qua, ragazzi. In questo momento Funky Gallo è in terza posizione, dietro a Miazzono, ma l'unico a non essersi fermato con le medie è Mangano in prima posizione, che in questo momento sta facendo un giro ancora, probabilmente pensa di poter recuperare qualcosa, ma mi sembra che possa ritornare in posizione 5-6 Mangano dopo il pit. È quello che stavo dicendo prima, Andrea, quindi i miei conti erano giustissimi e Gallo è finito dietro Miazzono con il rischio di essere talonato da Kokobun e Fraga, che non sono distanti. Kokobun un secondo, Fraga a 1,6, 1,7, esattamente i calcoli che ho fatto prima. Cosa ti ho detto? Occhio a Miazzono, occhio al Signore degli Anelli, e infatti è lì davanti. È vero che deve ancora cambiare mescola, deve ancora cambiare mescola. Io intendevo Miazzono impalpabile per tutta l'annata, quindi sì. Purtroppo da colui che detiene 3 anelli dal 2020, grand slammer, quindi ci si aspetta. Attenzione, Kokobun, come è uscito? Cosa ha fatto? Cosa fa? È pattinato. Ha domato la sua Ford. Si ferma anche Mangano, scusami. Pazzesco, si ferma anche Mangano. Pazzesco come l'ha domata. Andrea, hai perfettamente ragione. Miazzono, per concludere il concetto, ci si aspetta di più da lui. Vero, 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 Andrea. Detto questo, però, e adesso non dirò più niente fino alla fine su questo argomento. È stasera che si vince il titolo, eh? È qua che si vince il titolo. Quando mancano 12 giri, Andrea, è fra 12 giri che avremo il nome del campione del mondo, Andrea. Sì, ma noi abbiamo un sogno, ma un pilota dove il camera car e la regia va subito a bordo della vettura di Funky Gallo, con tanti punti. Guarda, con tanti lì sogni, il cuore che batte forte, i suoi occhi fanno pensare che sia tranquillo, non è tranquillo. Guardalo, lo sappiamo, ha già ripreso. Il 2021 è tutto suo, da tempo decretato dal sottoscritto il più forte del mondo, al di là dei risultati. Funky Gallo è dal 2020, dalla fine del 2020, col pilota che sta inseguendo in questo momento, che ha fatto le prove generali, vice campione del mondo 2020, dietro a quel pilota, e deve provare, vuole mettere la vettura lì davanti. Mamma è pronto mia l'attacco. Era Andrea, era secondo, era uscito dai box con più di un secondo di ritardo, in mezzo giro lo ha ripreso, gli si mette di fianco. Cosa sta facendo Valerio Gallo all'esterno? Adesso sarà avvantaggiato. E lo incredibile! Ciao, ciao, ciao! È incredibile, ciao, ciao. Sullo sporco! Mamma, un altro sport! Mia. Un altro sport! Ha fatto una dimostrazione di potenza, Andrea! Un altro una dimostrazione sport di potenza! Fa un altro sport, Funky Gallo! Mamma mia! È incontenibile! Funky Gallo! È incontenibile! Fatto. Era uscito dai box con un secondo abbondante di ritardo su Miazzono, il calcolo che avevo fatto io. In questo momento è già davanti di quasi 7 decimi e lo ha sorpassato 3 curve fa, Andrea. È vero che le coperture di Miazzono sono più consumate, calde, bravo, bravo. Quindi sicuramente avrebbe potuto resistere un po' di più Miazzono, ma non lo puoi fermare, perché Funky Gallo in questo 2021 puoi mettergli davanti un muro di cemento armato, spesso 80 metri e lui lo buca, non puoi fermarlo, è incontenibile. Sempre quasi viene il dubbio, Andrea, che tu sia anche un po' tifoso di Valerio in questo momento. Non è colpa mia, sei incontenibile. Hai ragione. Non puoi fermarlo, non puoi farcela. Ha fatto, sta facendo un'annata clamorosa, non parliamone più. Manca l'ultima parte, mancano 11 giri, siamo esattamente a metà gara, Andrea. La gara è ancora molto lunga e devono ancora mettere altre mescole, tutti obbligatoriamente. Di sicuro fino a qui abbiamo visto qualcosa di incredibilmente clamoroso, non so come definirla, da Valerio Gallo, ma in tutto l'anno, hai ragione tu. Intanto, com'è come non è, Kokobun e Miazzono si sono rimessi lì, Fraga addirittura sorpassato da Hernandez in questo momento. Andrea. Mangano fa sua la sesta posizione con le soft e supera Baptiste Beauvoir in questo momento, malissimo Serrano che con le sue hard però se le è tolte, diciamo così, di mezzo in ottava posizione. Si sta sciogliendo Serrano, piano piano passano i giri. Partiva in pole position, hai ragione. Partiva in pole position. Fraga era 14esimo, è avanti rispetto a Serrano di 3 posizioni. Hai ragione. E anche Bonelli, giustamente qui inquadrato, ha il merito dell'inquadratura da parte della regia internazionale. Intanto, attenzione, si è fermato Miazzono per l'ultima volta, molto probabilmente per mettere
le sue medium, evidentemente anche le sue gomme, come giustamente stavi dicendo tu, cominciavano ad avere performance non all'altezza di questa gara. Questo è Miazzono, inquadrato in questo momento, che fa il suo cambio e monta le gomme medie. Ryota Kokubun in seconda posizione a oltre 3 secondi. Attenzione come è uscito tutto di traverso Ryota Kokubun. Sì. Significa che la sente, si permette il lusso di andare un po' oltre facendola patinare. Vuol dire che ha il totale controllo. Mazinga, come lo chiama Emilio Cozzi, ma non può nulla a 3 secondi e mezzo da un Funky Gallo là davanti, la leader che con questa posizione sta andando a scrivere proprio sul metallo il suo nome. Vero. In questo 2021. Allora Andrea, l'unica pensiero che non mi piace, che sto facendo, è attenzione perché Serrano avrà l'ultimo stint, se non ricordo male, con le gomme soft. In questo momento il suo ritardo rispetto a Gallo è di circa 6 secondi e mezzo, 7, che sono tanti, sono onestamente tanti, ma questa pista è lunghetta e soprattutto, lo ripeto, gli ultimi giri, mentre Gallo li dovrà fare necessariamente con le hard, Serrano lo li farà con le soft. Vediamo. C'è da dire che in questo momento invece Gallo ha pista libera. Vero. Con le gomme soft fresche e quindi può imprimere un in questo ritmo. Momento Mangano in terza posizione. Giorgio Mangano, incredibile, comunque riesce a far ancora vedere la sua livrea nelle posizioni, Giorgio, che contano. Giorgio, veramente da mangiarsi le mani per sì, le qualifiche. Sì, sì, hai ragione. Accidenti, hai ragione. Giorgio! Ha fatto anche un giro là davanti, è rimasto fuori l'unico a non aver ancora cambiato le sue mescole, e è sempre emozionante vedere Giorgio là davanti, perché tra l'altro è un ragazzo che ha un talento che potrebbe tranquillamente metterlo lì con quei tre davanti a giocarsi il titolo, e invece mannaggia per le qualifiche, lì davvero deve migliorare. Se deve migliorasse sempre quell'aspetto sarebbe sì, perché lui deve sempre fare le gare in le remontate, sempre sì, cercare sì, di piace, superare esatto. le montagne, sì, scalare sì, le montagne sì, per poter avere le soddisfazioni. Magari si emoziona di più, Walter, che ne sappiamo. Ho capito, magari è vero. Secondo me se fa ogni tanto qualche gara un po' più tranquillo non sarebbe succede meglio nulla. Anche per noi. Stiamo scherzando, diciamo, perché certo. Giorgio Mangano dal 2018 sempre in finale mondiale, sempre uno dei piloti più veloci del mondo. Assolutamente, ha fatto tutte le finali mondiali ed è sempre alla fine dell'anno nella top 10 dei piloti più forti del mondo, quindi insomma Giorgio ma è per questo che ci arrabbiamo ancora di più, perché basterebbe che Serrano, intanto mi sembrava di aver visto un gatto, basterebbe tra virgolette, perché poi a questi livelli non basta niente di facile da ottenere, che migliorasse la qualifica, e probabilmente invece di averlo nella top 10 del mondo l'avremmo nella top 5 e saremmo sicuramente più contenti anche noi per lui. Assolutamente sì, ma c'è ancora da dire che chiaramente passando gli anni, intanto siamo su Giorgio, l'abbiamo menzionato poco fa, passano gli anni, tanti nomi che hanno iniziato con Giorgio, li abbiamo visti tanti, Mikael Izal, bravo, il campione del mondo del 2019, non è più sulle piste, abbiamo Nicola Cody Latkoski, non c'è più su queste piste, bravo. Pierre Lenoir, super abbiamo tantissimi nomi, tantissimi, Giorgio c'è ancora. Vero, hai ragione, c'è ancora ed è a questi livelli, c'è qui che si sta giocando comunque una grand final dove c'è in palio il titolo mondiale. Intanto Andrea, si sono fermati per l'ultimo stint con le soft proprio Serrano, Inostrozza, Lopez, praticamente tutti li vedi lì, e anche Bonelli. Adesso cominceremo a fare i conti con un po' di pelle d'oca, perché adesso i conti saranno importanti. Gallo deve ancora fermarsi, e così come lui anche Hernandez e Mangano, per passare all'ultimo stint con le hard. Attenzione, là dietro invece hanno caricato i fucili con le pallottole più pericolose, e vedremo cosa succederà, Andrea. Sì, questa è una fase, abbiamo da poco superato metà gara, quindi siamo al giro 14 di 22, diciamo così, però direi che è una fase dove bisogna attendere per capire quali sono le strategie, perché molti piloti hanno già fatto il secondo pit, mancano solo Gallo, Hernandez e Mangano che sono là davanti, e quindi vengono rimescolate un po' le posizioni. È ancora presto, Emilio. È ancora presto. Una cosa è certa, che questo pilota
volta che questo pilota di Roma, incontenibile, italiano, Funky Gallo, è da un anno e mezzo che non molla niente e che nasconde con un volto sicuro, sicuramente questo è il momento che gli piace di più, vero, senza vero, avversari alle calcagna, quindi avere le linee che gli piace, un sogno, la corregge un po', ci sono ancora diversi chilometri per sognare, il sogno è sempre più vicino e si chiama Funky Gallo. Hai detto bene Andrea, in questo momento deve approfittare e lui può farlo con il talento, con la velocità che lo contraddistinguono, lui può farlo, deve mettere, deve accumulare più decimi, più secondi che gli riescono di mettere da parte e adesso in questo momento, quando è qua da solo davanti, non disturbato, quando il suo diretto inseguitore Hernandez è dietro di lui di 4 secondi, adesso deve dare il tutto e per tutto Valerio e creare un varco che lo metta almeno al sicuro da chi là dietro sta affilando i coltelli guardando il suo nome che gli sta davanti. Andrea, era il 2019, fine 2019, nelle fasi di gara del World Tour a Tokyo, questo ragazzo tornava in Italia mordendosi il labbro perché le cose non andavano come voleva, c'è stato un switch mentale, è tornato nel 2020 come una tigre, come un leone, è andato vicino, vice campione del mondo 2020 e in questo 2021 sta dominando perché è il pilota più veloce del pianeta col FIA Gran Turismo Championship, si chiama Valerio Gallo, ma a noi piace chiamarlo Funky Gallo, Funky Gallo! Andre, ti ricordo, giusto per darci una calmata, perché io voglio stare calmo fino alla fine, vice campione mondiale per un punto solo, te lo ricordi? E campione olimpico! Punto solo e campione olimpico. Questo campione 2021. Olimpico. Eccolo qua, vedete sfilare l'auto blu là in fondo del guatemalteco Hernandez, che gli è dietro di 4 secondi circa, 3 secondi e 9 in questo momento. Giorgio Mangano, grandissimo Giorgio Mangano, è risalito clamorosamente dopo una qualifica non all'altezza del suo nome. Bravo, in questo Giorgio. Momento è in terza posizione. Attenzione però, lì dietro ha i Piranha che arrivano e si chiamano Miazzono e soprattutto Fraga e soprattutto Serrano, che in questo momento è nono, separato da tanti secondi, ma con le rosse, con le soft per finire la sua gara. Giustamente, ecco qua, inquadrato Fraga e inquadrato Kokobun. Sinceramente, Andrea, Kokobun, settimo, per ora non si è fatto notare, ma mancano però ancora davvero tanti giri. Però ha fatto tutti i pit Kokobun, sì, attenzione, attenzione, sì. Perché sta nascondendo ancora delle possibilità questo momento di gara, perché c'è ancora un giro di pit per i primi tre, quindi sì. Gallo, Hernandez tutti e Mangano, Bonelli tre. Bonelli su Kokobun, veramente perfetto Bonelli, perfetto con meglio questo sorpasso. Meglio per noi, perché Bonelli diciamo non è non può impensierire Gallo, Kokobun un pochino sì, Emilio, meglio per noi. Ti chiedo scusa, ma sarebbe potuto arrivare vicino anche a Gallo, ma Gallo l'abbiamo visto anche in difesa, tu puoi arrivare vicino a Gallo ma poi non passi, guarda, perché lui guarda, sa difendersi. Andrea, hai perfettamente ragione, io sto guardando solo i tempi che separano, perché gli manca uno stint a Gallo e a Leard, te lo ricordo, a Leard. C'è da dire che Gallo, io ti ricordo che su questa pista ha vinto per 2 metri un titolo olimpico. Gallo sa fare perfettamente i conti e io mi auguro che lo dimostrerà anche fra 5 giri, perché mancano 5 giri, Andre! Al sogno, dal lato opposto, quindi la classifica dal basso vede Brooks, di cui abbiamo parlato nella semifinal C, che si è conclusa prima di questa grand final. Emilio, a conferma 13 secondi dal penultimo, non ci siamo. È vero, non ci siamo assolutamente, è un pilota capace di grandi cose sia nel bene che nel male, è un po' come lo dicevamo prima, un po' come Beauvoir fino all'anno scorso, un pilota di grandissimo talento che ha in tasca la pistola giusta per sparare e fare un gran colpo, ma purtroppo a volte non si ricorda dove ha la fondina, perdonami questa metafora. Wester, cosa ha fatto Fraga? Completamente andato fuori traiettoria, non so se per un errore o per una strategia. Attenzione, Serrano ha lasciato passare alle medium. Fraga è molto correttamente ha fatto passare Serrano. Attenzione a Osete Serrano, lo ripeto, non deve più fermarsi alle soft, è lui il rischio. E attenzione, in questo momento Valerio Gallo entra in box, è il momento clou di tutto l'anno, Andrea, il momento clou di tutto un anno, Andrea. Qui il sogno di Funky Gallo dipende da questo pit.
seguiamo insieme le immagini del nostro Funky Gallo che a soli 5 tornate potrebbe avvicinarsi a quel sogno che parte da lontano. Vediamo dove si posiziona, c'è ancora tanto tempo, è in seconda posizione perché Mangano è l'unico in pista a non essersi fermato. Sta arrivando molto veloce Miazzono, molto veloce Miazzono con le gomme medie. Attenzione, esattamente questo, quello che stavo dicendo poco fa. Attenzione a Miazzono, soprattutto a Bonelli, scusatemi, a Serrano. Fraga non mi sembra poterlo impensierire, ma attenzione a Miazzono e Serrano, che hanno uno le soft e l'altro le medium, quindi due mescole più performanti di quelle di Valerio. Attenzione, perché sono qui dietro. Era questo il punto, era questo il punto. Mangano là davanti, deve per forza fermarsi, per cui virtualmente è già dietro il nostro Valerio. Ma attenzione a Miazzono, che è attaccato a Gallo con delle mescole più performanti. L'ho detto prima, Andrea, l'ho detto prima. Attenzione a Miazzono, questo è l'attacco, maestro. Questo è l'attacco di Miazzono. Attenzione, perché Funky Gallo sa e potrebbe anche, in termini di calcoli, di punti, lasciare sfilare il giapponese. Non è importante questo sorpasso, si può subire, perché i punti andrebbero a 46, 10 lunghezze appunto da Miazzono. C'è ancora tanto tempo, non è uno smacco questo, non è cambiato nulla. Bisogna stare calmi. Errore! Bravo, errore di Miazzono! Clamoroso di Miazzono! È andato a muro! Inaspettato! A muro Miazzono! Hai ragione Andrea, devi tenertelo dietro poi Gallo, e soprattutto lo sai che hai dietro Gallo, che è cattivissimo, che è velocissimo, che quest'anno sta facendo veramente, comunque vada, facendo vedere dei numeri pazzeschi. Baptiste Beauvoir! Attenzione, perché anche lui è molto vicino, in terza posizione, veramente vicino a questi due piloti. Baptiste è tornato dall'inferno. Ci prova Miazzono, ci prova Miazzono, si fa vedere, provava all'esterno giusto per farsi vedere. Ora lo ripetiamo, monta delle mescole più performanti, più veloci e non di poco rispetto alle hard di Valerio Gallo, che però in questo momento è lì davanti con un vantaggio di due decimi risicatissimi. Avanti tutta, quanto mancano? Tre giri alla fine dell'anno, alla fine del mondiale. Attenzione, perché, ripeto, Baptiste Beauvoir, sei decimi dall'inquadrato Miazzono. Baptiste monta le gomme soft, quindi il più performante fra i tre. Attenzione, perché sta arrivando Baptiste, sta arrivando anche il francese. Eh sì, anche se sinceramente sarebbe poco dal punto di vista della classifica generale, poco importante. È molto più pericoloso che Miazzono, che è molto più minaccioso. Miazzono e Serrano sono i due nomi da tenere molto molto sott'occhio. Attenzione a Serrano, perché sta arrivando. Serrano in questo momento è sesto ed è attaccato a Hernandez, che lo precede di soli un decimo, uno e mezzo. Non sono inquadrati, ma anche lì si gioca parte del mondiale, mentre invece là davanti Gallo con le Baptiste, hard, regia, con le hard. Regia, attenzione, solo adesso arriva l'immagine, eccolo, che mostra, eccolo, il francese che vuol togliersi la soddisfazione. Mamma mia, che sorpasso, sta arrivando Baptiste. Sì, 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 vuole Baptiste vincerla, è clamoroso, vuole vincerla Baptiste, vuole togliersi dei sassolini dalle scarpe. Ha perso, non per colpa sua, le Olympic Virtual Series. Vuole togliersi un sassolino e vincere la Grand Final. Non gli cambierà molto a livello di punteggio, ma Baptiste Beauvoir, tra l'altro Andrea, mi dispiace dirlo, è un bravissimo ragazzo, se lo meriterebbe anche, perché quest'anno è stato veramente privato di tutto. Baptiste Beauvoir ci crede, come si è messo dietro Valerio Gallo, ha le soft, ha delle gomme molto più performanti. Che duello, mamma Emilio mia, che duello questo, Italia-Francia, con Funky Gallo il più forte del mondo, ma con Baptiste Beauvoir che in termini di velocità non ha nulla da invidiare a nessuno. Il no, più grande nemico di Baptiste Beauvoir è Baptiste Beauvoir. Quando commette l'errore o quando mentalmente si mette in overstress, perde lui le sue gare. Bellissimo vedere questo duello. Andrea, io voglio farti notare una cosa, non devo dirlo a te che da quattro giri stai urlando giustamente i talenti di Gallo, ma insomma Gallo ha le hard, ricordiamoci tutti che Gallo ha le hard, certo, che sono gomme che scontano su questa pista addirittura 2 secondi e 2 di ritardo al giro rispetto alle soft. In più, caro Emilio, non cambia nulla, anche se subisse il sorpasso, sì, di Baptiste, non cambia nulla. Vero, vero, vero. Anzi, vero. Magari anche evitare dei contatti
risultati che potrebbero innescare qualcosa da neanche immaginare, perché sembra, manca quasi un giro. Ma mi sembra che non ti stia ascoltando, mi sembra che Gallo voglia rimanere lì, sta guidando come una belva assatanata di sangue, non vuole farsi sorpassare, anche se il sorpasso a livello di classifica generale non cambierebbe niente. Gallo quest'anno vuole portarsi a casa tutto e sta correndo, attenzione, per farlo. Ma attenzione, battisco le soft, va all'esterno, non ha preso, facciamo tutta la scia, non rischiamo, non cambia nulla, non rischiamo, bravo, bravissimo Valerio. Battiste, non cambia nulla Valerio, bisogna pensare in grande, a volte bisogna concedere, tanto ormai la tavola è apparecchiata, ragionare, calma, calma Valerio. Attenzione, guardatela, non, anzi non guardatela sotto, fategli cadere in occhio, ma non guardatela sotto, avanti così, se si fermasse adesso la gara potremmo dire una cosa importante, ma non vogliamo dirlo perché manca un giro e mezzo, un giro, questa Emilio, pista è lunga, un questa giro, pista è lunga. Andre, ci siamo, attenzione a Serrano e a Miazzono, devono stare lì, devono stare lì, vai Valerio, guarda Miazzono, guarda Miazzono. È ancora in scia Valerio, è sì, ancora in scia di Battiste, sta recuperando con le hard, sulle soft di Beauvoir, tre decimi delle gomme che hanno un ritardo al giro rispetto a quelle che monta Beauvoir di 2 secondi e 2, e lui è lì attaccato a 3 decimi, non riesce ad andargli via il pilota francese, e non è uno qualsiasi, è Baptiste Beauvoir, ma non riesce ad andargli via. Alza bandiera bianca Miazzono, non sì, ne ha sì, per sì, stare col ritmo di questi due piloti davanti. Non ne fa, ha, faccia errori ha Valerio, che non faccia errori Valerio, l'ho visto scodare pericolosamente adesso, che non faccia errori, che non si faccia troppo, ci prova, cosa fa? Ci prova, ci prova, ha provato a ritardare la frenata davanti per avere il contatto e star molto vicino nella scia di Battiste, si sposta Battiste per non concederla. Attenzione, Andrea inizia l'ultimo giro, ultimo giro, è iniziato l'ultimo per il giro, sogno, il sogno di Funky Gallo di diventare, lo diciamo, campione del mondo. Cosa esterno, fa? Cosa fa? Esterno. Cosa sta facendo? Gli chiude la porta Mamma Battista. Mamma mia, ma ti rendi conto Andrea? Ale Arte prova a sorpassare all'ultimo giro dell'ultimo dell'ultima gara del mondiale, prova a sorpassare uno che davanti a lui monta le soft. Valerio Gallo è indemoniato. Valerio Gallo non vuole vincere tutto, vuole vincere sempre, non so cosa dirti. È incontenibile, Cozzi, è incontenibile, è qui negli scarichi di Battiste. Battiste non ci crede, starà dicendo: ma come, io le soft l'ho superato in maniera semplice e è ancora qui alle mie calcagna, non mi molla mai. No, perché Funky Gallo è incontenibile. Funky cosa Gallo fa? È incontenibile. Ma cosa fa? Ma è impazzito, è pazzo. Guardatelo ragazzi, cosa sta combinando Valerio Gallo. Davvero, davvero, non abbiamo mai visto in questi anni qualcuno così determinato, così cattivo, così superiore. Adesso possiamo dirlo, perché quest'anno Valerio Gallo è stato superiore a tutti. Errore, errore di Battiste. Errore di Battiste. Battiste è andato a muro. Funky è primo. Non ci credo. Funky è primo. Cosa stiamo Ultimo vedendo? Ultimo giro. Il sogno in una curva che si chiama Funky Gallo. Valerio Gallo è il più forte del mondo. Valerio Gallo è il campione del mondo. Campione del mondo. Campione del mondo. Cosa? Unstoppable. Unstoppable. Abbiamo visto? Unstoppable. Cosa abbiamo visto, Andrea? Non è solo il campione del mondo, ha vinto anche la gara con le hard alla fine. Mamma mia, non è solo il campione del mondo, ha vinto tutto quest'anno Valerio Gallo, il numero uno di Gran Turismo Sport nel 2021 alle Olimpiadi. Qua ha vinto tutto Valerio Gallo. Valerio Gallo porta il titolo mondiale in Italia. Valerio Gallo è unstoppable, incontenibile, il più forte del mondo. Sì. Lo dicevo da mesi. È vero. Mi ero preso la responsabilità di dirlo prima, perché dissi: dopo è troppo facile, dopo è troppo facile. Funky Gallo è il pilota più forte del mondo. Funky Gallo entra nell'albo d'oro con Igor Fraga, Mikael Izal e Miazzono. È il quarto campione del mondo Nations Cup. E anche campione olimpionico, Andrea. Tutto quest'anno. Eccolo, intervistato da Giulia Ardi. Quest'anno ha mangiato tutto, ha dominato tutto. Andrea, il fatto che abbia vinto stasera anche la gara, secondo me dice che è concentratissimo. L'intervista va intanto a Miazzono, anche lui protagonista di una grande gara, davvero un po' a sorpresa quest'anno. Campione del mondo uscente, ex campione del mondo. Hi.
そうですね。まあ、結局、è stato tre volte di fila sul podio dal 2019. Eh sì. Eh sì, ragazzi, eh sì. È felice di questo, non è il Miyazono che conosciamo, ma non dobbiamo prendere solo questa finale, prendiamo tutto il 2021, ma sicuramente da come ha disputato il 2020 qualcosa meno, ma quando gira male è a podio. È podio. È dal 2019, l'ho appena detto lui, dal 2019 è sempre tra i primi tre del mondo, ragazzi. E si congratula con Valerio Gallo. Eh beh, che è stato perfetto, ha ragione, il più veloce e il migliore, è stato perfetto, ha ragione Miyazono, quest'anno non ha sbagliato niente Valerio, niente. E se l'è meritato, perfettamente d'accordo. Ha detto che per lui il titolo era unthinkable, impensabile. Questo dimostra che a livello mentale non era pronto per replicare ciò che ha fatto l'anno scorso. Beh, ma lo stress a questo livello, Andrea, non oso neanche immaginarlo. Non oso neanche immaginare come abbia fatto l'ultimo giro Valerio. Lo proviamo noi. Mi sento privilegiato, sono stato privilegiato di partecipare al FIA Gran Turismo Championship dall'inizio, dal primo anno, esattamente. Ma quest'anno, e sono d'accordo, è l'anno in cui il livello era più alto e questo, Andrea, permettimi di dirtelo, ancora dà più prestigio a Valerio Gallo, al titolo mondiale di Valerio Gallo. Nell'anno più difficile, dove i piloti sono più cattivi, più bravi, anche perché purtroppo siamo rimasti chiusi a casa un anno e quindi tutti hanno potuto allenarsi, in quest'anno il più forte del mondo è Valerio Gallo. Lo dico da tempo. Sì. こうやって第一線で戦い続けてるっていうことは自分にとっての誇りですし、まあ、これからも頑張っていきたいなと思います。Orgoglioso comunque del percorso e comunque continuerà a lavorare, quindi non molla, ma l'abbiamo capito, con la sua pacatezza, con la sua tranquillità porta avanti il suo percorso. Tre anelli in tasca non sono pochi. Non sono pochi, non sono pochi, ed eccolo qua Serrano, è contento e... che è salito sul secondo gradino del podio del mondiale. Andrea, niente male, io all'inizio della stagione non l'avrei mai detto, ti dico la verità, non l'avrei mai detto. I mean, yeah, it's, you know, P2, it's not a terrible position to be in after. Non è una, arrivare secondi non è proprio terribile, lui non è esattamente contento. The past year you've performed incredibly well throughout, but do you feel like this year's been the toughest year in terms of competition? Because I feel like è stato l'anno più duro al termine delle competizioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vedi, sono tutti d'accordo. Sì, sono tutti d'accordo. Cioè quest'anno è stato l'anno più difficile, con la competizione più alta, secondo me con la qualità piloti maggiore di tutti gli anni, con maggior tempo in allenamento, esatto, e ore, certo, dedicate per riuscire a mettere a punto le gare. Ma questo ti conferma, ti dà più, ancora più valore al titolo di Valerio. C'è nell'anno più difficile dove tutti erano più forti, eccolo il campione del mondo, campione del mondo Valerio Gallo, Funky Gallo è il campione del mondo, è il più forte del mondo. Sentiamolo. I guess pasta probably for breakfast, but anyway. How do you feel? I mean, you must be ecstatic. This has definitely been your year. È stato il tuo anno, l'ha detto anche Giulia, per forza. I don't really know how to describe this season because, you know, I've been discovering myself this year and. Non sa come descrivere, ma ha riscoperto se stesso. Ha scoperto se stesso. Dedica also this win to all the guys who supported me and also. Dedica questo titolo a tutti i ragazzi che lo supportano, a chi lo tifa. Because in the end, the FIA really always gives us the emotions, the show, and that's what I also wanted to do today. And apart winning, I also won for myself, and you know the battles and yeah. It's something really that it's magical. I cannot really describe it. Qualcosa di magico che non riesce a descrivere, sta commuovendosi, che bello, perché e dice che le energie cominciano a il relax, la fase di stress, guarda, commosso, piange, grande Valerio, piange Valerio, grande Funky, cede alle emozioni, grazie, giustamente, grazie. Stava dicendo che dedica il suo titolo a tutti i fan che lo seguono, i ragazzi che tifano per lui, e ringrazia la FIA, è orgoglioso perché regala emozioni questo FIA GT Sport World Championship, ha ragione. During this year I've been able to recognize my progress and also comparing to all the fastest guys around the world,
And you know, I've been also inspiring myself to the other guys and getting adapted as best as possible to different. Si è migliorato, ha comparato il proprio livello con quello dei più forti del mondo e per come dire, per trovare delle motivazioni per essere sempre più competitivo e sempre e migliorarsi sempre di più. I was very anxious, I was having fear of you know of failing the chicane, for example, of the first. Aveva paura di sbagliare le chicane. The second one, so it was a very difficult race this time, and but you know. Well, look, you've proved. Emozionati, è stata una gara difficilissima su quel circuito. Lo dicevi tu prima, Andrea, che iniziasse. Non è facile. E guarda Serrano, infatti, come ha fatto fatica a tenere il ritmo di questi qua davanti. Serrano è un pilotone. È arrivato secondo al mondiale. E questo vuol dire che questo ragazzo quest'anno like my mind is celebrating but I don't know how to celebrate, that's the point. Non sa come celebrare, non sa come festeggiare. Può pensare a celebrare adesso, cheer with all the friends, the people who brinderà con i suoi amici. Really motivated me during this time, and because for sure apart the performance, apart the self improvement. Yes. There's also people, there's also drivers, but oh grande, a parte le gare, a parte le performance, non sono solo avversari ma sono anche amici, quindi brinderà con qualcuno che corre contro il quale ha corso magari poco fa. Che bello, che bello, che bello. Questo è il senso vero, Andrea, di quello che facciamo anche noi: condivisione, amicizia e emozioni. Sono ragazzi che purtroppo causa pandemia non hanno potuto spendere il tempo vicino fra di loro e speriamo in futuro che sia così. Resta il fatto che va nell'Olimpo con i nomi importanti. E come ci va? Ci è andato perentorio. Quest'anno ha vinto tutto. Valerio. Chi è? Attenzione. Hi, it's Lewis. Lewis Hamilton! Lewis Hamilton che saluta, vuole parlare con Valerio Gallo. Yes, really, it's you guys did me a such a trick here. How you doing? Una sorpresa anche per lui, non lo sapeva. Good, thank you. Yeah. Sto molto really bene, this while and yeah, awesome. I really vuole godersi questo momento e sta bene. Yeah. And congratulations. Thank you so much, Luis. How come ti senti? Yeah, come it's a magical feeling. You know, I've been all this time improving myself. And yeah, and now I'm si è migliorato, ha passato un sacco di tempo a migliorarsi. The view is beautiful from here. La vista da qui è bellissima. How much preparation and practice is gone into? Quanto ti sei allenato? Quanto tempo? Let's say during this season, I really wanted to focus on winning the Nations Cup as voleva vincere proprio la Nations Cup. Last year, I wasn't. So let's say, I was pretty lazy, but when I try to, let's say, also focus on myself and, you know, the self-improvement and, you know, taking care of my driving style, especially. Era molto pigro, so, ma yeah, dopo aver perso il titolo l'anno scorso ha voluto concentrarsi sul proprio stile di guida e migliorarsi a tutti i costi, puntare alla vittoria della Nations Cup. Avendo cura del proprio stile di guida. One of the fastest guys on the field, which is one of the most important things, because I think consistency is really key in these cases. La chiave è la costanza, la chiave è la solidità anche mentale, insomma, le cose che abbiamo detto prima e che lui ci conferma esattamente di aver interpretato bene, perché insomma, il segreto del suo successo è quella costanza lì, quella determinazione. With your steering wheel, do you ever adjust the settings in like brake balance? Do you ever change that? Hai sistemato i setting durante la gara? Actually yes, because yeah, when we have to race, we have to really care about, for example, the tire management or. Devi davvero interessarti durante la gara alla gestione delle gomme. E quindi, certo, ha usato un settaggio, usa dei settaggi. Anche il consumo. Esatto. Also, certo. Fuel saving, because also in. Fuel saving, eccolo qua. Consumo. As you know. Yeah. come giustamente tu sai, Lewis, e lui ride. Fantastic. What is your favorite track to drive at the moment? Qual è la tua pista preferita? Esatto. Nürburgring 24 hours. Beh, Nürburgring 24 ore. Nordschleife. Nordschleife. Recently. Oh, you've been to the real track? Yeah. Sei stato sulla pista vera? It's the best track in the world.
la miglior pista del mondo, dice Lewis Hamilton. So attenzione, proud. The Ross Life. Yeah, I'm proud of you. Ed è d'accordo, Valerio. Yeah. I've played this game for many years like you and ha giocato tantissimo a Gran Turismo Sport, I'm in the mountains and I'm usually off, but I always go and play on the Nordschleife. It's a great track to just continue and it's no matter how many laps you do, you're still always learning at that circuit. Nonostante tu faccia molti giri, ogni giro impari. Ogni giro è molto ampio, quindi memorizzi. Well, congratulations on this season, you know, and I hope. Congratulazioni per tutta la stagione, dice Lewis Hamilton. Whilst I probably won't be able to keep up with you on Gran Turismo, but I hope at some stage we get to be in the same place and maybe you can give me some tips. Mi piacerebbe che fossimo nello stesso posto, che ci incontrassimo per avere qualche trucchetto, qualche consiglio. Grande Lewis. Qualche consiglio da te, qualche consiglio da te. Grandissimo. Absolutely. Qualche suggerimento. Well, enjoy the, make sure you enjoy the moment and be present and. Goditi il momento, sii presente. Really an amazing accomplishment. So I want to wish you all the best and have a great winter with your family and please keep your fingers crossed for these last two races of mine. Lascia, tieni giustamente le dita incrociate per le nostre ultime due gare. E anche lui si sta giocando qualcosa di importante in questi giorni. It was a big surprise for sure. See, I told you. Look, Lewis Hamilton there. Che regalo, ragazzi. Cioè, il sette volte campione del mondo di Formula 1 che si congratula con te per ciò che hai raggiunto in questo 2021. Andrea, abbiamo visto un neo campione del mondo parlare con un sette volte campione del mondo che peraltro gli chiedeva dei suggerimenti. E questa è un po' anche la grandezza dei grandi, grandi campioni. Eh sì, gli busserà la porta, quindi per i segreti. Siamo alle battute finali, le emozioni sono state tante, io sinceramente Emilio mi sento molto provato a livello emotivo perché è proprio quello che voglio trasferire e quindi Valerio ci ha fatto sognare, ci ha fatto veramente vedere di cosa è capace, unstoppable, incontenibile, non ho più aggettivi per definire un talento puro che a livello di caparbietà ha voluto prendersi il titolo in maniera come posso dire rabbiosa ma sportivamente parlando e dall'altro lato un Giorgio Mangano che deve tornare con messe a punto un paio di cose per essere lì. Parto dalla fine, Andre, sono d'accordo con te. Giorgio Mangano secondo me anche stasera ha fatto vedere di che pasta è fatto, partiva molto male dopo una qualifica non brillantissima e alla fine era lì che si contendeva i primi 5 posti con i migliori e arrivo all'inizio, arrivo a Valerio Gallo. Hai detto una cosa davvero e l'hai anche ripetuta tanto stasera, ma perché hai ragione, Valerio Gallo, ecco qua, lo rivediamo nelle immagini, è incontenibile, ma soprattutto ha vinto con una ferocia e un predominio che francamente non ho mai visto in questo campionato. Lo ha dimostrato non solo vincendo il titolo mondiale ma vincendo la gara stasera, ha vinto la finalissima, poteva arrivare secondo, terzo e avrebbe vinto lo stesso il titolo mondiale, ha vinto tutto. E in tasto qua vediamo un altro dei protagonisti mancati, Bouvoa, che non è la prima volta che hai vede visto? Gallo davanti. Hai visto Emilio che ha fatto l'errore, quindi con se stesso ancora una volta. Ma ci siamo. Sudatissimo, la tensione, continuo controllo, questo ondeggiare col volante, ma che belle immagini vedere la livrea italiana, rossa e bianca, di Funky Gallo che non ha rivali. Questo, attenzione! Cosa aveva fatto? L'abbiamo persa in live! No, non ci voglio credere! Ma come ha fatto? Come ha fatto a tenerla in pista? È incredibile, non l'abbiamo vista, meno male non l'abbiamo vista in diretta. La regia non l'aveva inquadrata, altrimenti avrei perso veramente qualche anno di vita. Qualche anno di vita. Mamma mia, che gara! Andrea, te lo voglio ripetere ancora una volta. Valerio Gallo, ecco qua, questo è errore di Miazzono, anche lui, davvero, è quell'uscita dalla curva lì, guardalo qua. È veramente un rischio per tutti, un rischio per tutti. Hanno tantissime volte, tanti piloti diversi, fatto lo stesso errore qui, guarda, tutti in uscita dalla chicane e incontro troppo ravvicinato col muretto. Stavo dicendo un'altra cosa, Andrea, eccolo qua, finalmente l'inquadratura torna su di lui, che ha vinto un'altra volta. Valerio Gallo, 2021, campione dell'Olympic Virtual Series, campione Nations Cup, campione mondiale di GT Sport, eccolo qua. Che grandissimo. Andre, non so, non c'è niente da commentare. Non c'è cosa da vuoi commentare? Godiamoci le immagini. Dominatore di questo 2021, Valerio Gallo.
later that after such a difficult year. Mamma fantastico, mia. Fantastico. Non c'era da commentare, volevo godermi ogni emozione di Funky Gallo. Quanti punti? Tanti. Guardate quanti punti. 54, 54 contro punti. 36 di Serrano. Ma poteva arrivare anche secondo. Cioè, Serrano. Pazzesco, pazzesco. Non sì, c'è sì, stata sì. Storia. No, non c'è stata. Ma ti dirò di più, Andrea, e lo so che lo sto dicendo una persona che lo dice da un po'. Quest'anno non c'è mai stata storia. Cioè, ha sempre dominato Valerio. Non c'è mai stata storia. Quando si doveva giocarsi punti importanti, era sempre lì e non si poteva. Ma quest'anno hai detto tu, è instoppabile, quest'anno non si poteva fermare, indomabile, clamoroso, dominatore e feroce fino all'ultimo giro. Sì, secondo me a livello mentale, Funky Gallo ha tecnica ma anche la parte mentale, lui, perché Miazzono, vogliamo discuterlo tecnicamente? Non mi sembra. Ma neanche Serrano, ma perché Igor Fraga, vuoi dirgli qualcosa a livello tecnico? Assolutamente no, quindi si tratta davvero di una preparazione mentale, di una voglia di primeggiare e ti dirò di più, José Serrano si è dimostrato proprio in questa ultima Grand Final non pronto mentalmente al tratto finale, all'ultimo miglio per poter ambire al titolo iridato. Vero, 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 stiamo parlando di un pilota, te lo ripeto, per me è Serrano il più migliorato rispetto sì. All'anno precedente, però davvero la completezza che ha portato Valerio Gallo quest'anno a questo livello, io francamente non me la ricordavo, cioè controlla tutto. Pensiamo anche alla gara di qualifica, la difesa che ha fatto contro Serrano se non sbaglio, quella difesa a Monza ti dice di che pasta è fatto sto tizio, cioè mentalmente è inscalfibile, è mentalmente che vince. Poi è chiaro che abbia un talento che io posso solo sognarmi la notte, ma mentalmente è clamoroso. Quindi Andrea, permettimi solo retoricamente di chiederti chi è il tuo Michelin driver of the day. Senza ombra di dubbio, il pilota più forte del pianeta, lo dico da diversi mesi, quindi non per fare quello che si esalta di una come posso dire, di un'anticipazione dell'esito finale, ma ha dimostrato di avere qualcosa in più degli altri e secondo me è soprattutto dentro la testa. Io direi quindi Michelin driver of the year, non of the day, direi Michelin driver dell'anno. A proposito di anni, prepariamoci l'anno prossimo, Andrea. Torno da te, c'è qualcosa in uscita l'anno prossimo? Sì, perché il 4 marzo 2022 si cambierà pagina perché arriva Gran Turismo 7 e questi piloti si troveranno in pista ancora con una nuova edizione, una nuova veste del franchise Gran Turismo. The Legacy va avanti da oltre 20 anni. Esatto. E adesso è il momento però del podio. Sì, ce lo vogliamo godere con un motivo in più questa volta. Turismo Championships. Ed eccolo qui, c'è Italia anche nel premio, ragazzi. Questa è una scultura di Umberto Boccioni, un genio italiano. Yamauchi premia al terzo posto il suo connazionale, il signore degli anelli, Takuma Miazzono. Che comunque, come ha ricordato lui, è lì. Che passa il testimone a Gallo. José Serrano in seconda posizione. Bravo, meritato. Bravo, ma. Bravo, ma. Ed è nostra. Eccolo qua. Attenzione, perché grazie a Yushiro Tanaka di BBS Partner, e quindi va a premiare con questi cerchi meravigliosi il primo premio insieme a Kazunori Yamauchi, una bandiera che al tricolore piange, è giusto, Valerio Gallo. È giusto così. Funky Gallo è il campione del mondo, sì. È il più forte di tutti. Piange, finalmente la tensione si è completamente sciolta e adesso piange. Andrea, e c'è l'inno di Mameli. Sì, ogni volta ce lo ascoltiamo. Grazie Valerio.
volte abbiamo sentito, viva Valerio! Quante volte abbiamo sentito quest'anno nei momenti anche magici risuonare il nostro inno, e ancora una volta siamo lieti e contenti di vederlo qui al FIA GT Sport Championship risuonare. Grazie Valerio Gallo. Grazie Funky Gallo, grazie da parte nostra per averci permesso di raccontare una storia meravigliosa che ti meriti e dà lustro al sim racing italiano col suo talento, con la sua caparbietà, dopo tre anni che hanno visto l'Italia con Giorgio Mangano e anche, voglio ricordare, Salvatore Maraglino. Bravo. E tutti i piloti che si sono avvicinati per portare in alto Funky Gallo, ce l'ha fatta in questo 2021. Grazie Valerio. Grazie Valerio, grazie a tutti i ragazzi che seguono, che ci seguono in diretta e poi recuperando le live, che seguono questo movimento, che costituiscono questo movimento, perché siete voi a casa a giocare e a rendere grande questa disciplina. Siamo alla fine, Andre! Emilio, ci vediamo nel 2022. È stato veramente incredibile, è stato chiuso il mondiale al meglio delle nostre aspettative, un sogno. Hai un ragione. Sogno fantastico. Eccolo qua, sono felicissimo. Eccolo qua. Grazie Valerio, forza Italia, grande. Ciao ragazzi, ciao Emilio. Ci vediamo l'anno ciao prossimo. Tutti, ciao Andrea, prossimo. Ciao, ciao. Grazie a tutti. PlayStation.